Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a I fantasmi non esistono, andare oltre una definizione di MIT. Mi chiamo Francesca Zamboni e faccio parte del team di codici che ha organizzato questo evento e che è parte anche del progetto dentro il quale si colloca questa mattinata, il progetto LIKE, Life Investment is the Key to Employment. Si tratta di un progetto europeo a cui stiamo partecipando come codici. Siamo stati chiamati a essere valutatori di un programma, diciamo, sperimentale che il progetto, sta sviluppando in tre paesi, in Bulgaria, Lettonia e, Ungheria, che ha l'obiettivo di, provare a innovare i tradizionali servizi per, l'inserimento lavorativo di giovani adulti con problemi di salute mentale, giovani che non hanno lavoro, che sono in cerca di lavoro e che non sono nemmeno inseriti dentro contesti di formazione, i cosiddetti appunto categoria NEET. In questa sperimentazione l'approccio che questi paesi stanno cercando di adottare è un approccio che vuole dare un carattere multidimensionale agli interventi e ai servizi offerti ai beneficiari e che intende anche lavorare in un'ottica integrata rispetto ai vari attori che circuitano intorno ai ragazzi e alle ragazze interessati, quindi non solo le famiglie, ma anche i parenti, gli amici e i datori di lavoro, oltre agli istituti ovviamente di educazione e di formazione. Si tratta quindi di dispositivi di prossimità, di ascolto, di supporto e di mentorship che stanno provando a modificare e innovare il modo in cui prendono in carico ed erogano dei servizi per l'orientamento, la formazione, l'avvicinamento al mercato del lavoro di giovani NEET in condizioni anche di disagio psichico. In questo contesto, noi ovviamente abbiamo seguito ormai da più di 2 anni l'implementazione. Tra pochi mesi avremo la possibilità appunto di restituire il quadro di valutazione ai nostri partner. Nel frattempo abbiamo avuto anche l'occasione, grazie a una giunta di fondo, di fare anche una vera e propria ricerca qui in Italia per esplorare quelle che sono state le conseguenze e l'influenza della pandemia su i ragazzi e i giovani NEET in condizioni di disagio psichico. Abbiamo avuto quindi l'opportunità di esplorare il loro punto di vista, di raccogliere le loro storie, in particolare di 143 ragazzi e ragazze italiani. I risultati anche di questo pezzettino di ricerca saranno poi parte del report finale del progetto LIKE. Perché l'incontro di stamattina? In questa opportunità che abbiamo avuto di esplorazione anche sul campo in Ungheria, in Bulgaria, in Lettonia, abbiamo avuto l'occasione di incontrare diverse realtà con diversi metodi di lavoro e anche diversi approcci rispetto ai temi che tratta il progetto. Ha generato anche moltissime domande, per cui abbiamo sentito la necessità di sviluppare e di dare opportunità di approfondire a livello tematico la situazione anche a livello italiano. Da qui l'idea appunto di andare oltre la definizione di NEET e provare a sondare quelli che potrebbero essere diversi e plurimi significati, così come esperienze. A questo punto io darei la parola a Lorenzo per proseguire la mattinata. Grazie. Grazie Francesca, io sono Lorenzo Scalchi, di ricercatore di codici e ricerca intervento e il mio compito per questa mattinata è di condurvi da un lato più nello specifico all'interno del webinar e successivamente nella coordinare una delle due tavole rotonde che questo webinar ospita nella prima parte della mattinata. La seconda parte della mattinata,
quindi tra un'ora in poi, verso la fine del webinar, lascerò la parola al mio collega Stefano Laffi, che modererà la seconda tavola rotonda. Per entrare nel webinar, nell'idea del webinar, il titolo "I fantasmi non esistono" descrive molto bene l'approccio che Codici ha voluto dare a questo inizio di discussione pubblica sul tema della condizione di NEET. Ricordo che oltre al webinar, il webinar è solamente un primo momento in cui affronteremo e lanceremo delle questioni. Ci saranno, ma ve lo racconterò in seguito, verso la fine più nel dettaglio, e lo troverete su tutti i canali di Codici Ricerca e Intervento, Facebook e Instagram, ma anche in una mail che riceverete, altri 4 appuntamenti per approfondire delle questioni più specifiche e per approfondire le questioni che oggi le nostre relatrici discuteranno assieme a noi. L'approccio di Codici, che riguarda anche il titolo "I fantasmi non esistono", parte dall'idea che la definizione di NEET è una definizione imprecisa, è una definizione da superare. Questo noi vorremmo porlo come assunto di partenza, non tanto perché non vogliamo spiegarla, perché ci sarà il tempo durante queste 2 ore, 2 ore e un quarto, per approfondire anche il perché questa definizione la consideriamo impropria o perlomeno necessaria da superare, ma soprattutto perché vorremmo approfondire più nello specifico, soprattutto nella seconda parte della mattinata, dei modelli di intervento che possono prendersi in carico della complessità che la definizione di NEET in qualche modo non fa vedere, ma che comunque è prevista al suo interno. NEET sono persone giovani, in Italia sono definite appunto dai 15 ai 34 anni, però ci sono altre classi di età che la definiscono anche in altri paesi europei, che in questo momento non studiano, non lavorano o non partecipano a nessun corso di formazione. Ecco, crediamo che, ma la letteratura in qualche modo lo dice, l'ultima letteratura appunto, che la definizione sia da un lato forse stata sì, efficace nel poter dare visibilità a un problema specifico che riguarda una condizione appunto sociale, ma dall'altro sia una definizione che appiattisce la complessità delle condizioni personali, delle storie, delle esperienze che le persone che in qualche modo partecipano insomma all'interno di questa categoria vivono, quindi rendendo di fatto invisibili una serie di fattori, soprattutto fattori di rischio che in qualche modo possono ostacolare una transizione verso l'età adulta basata principalmente sul concetto di autonomia dal proprio nucleo familiare, autonomia economica, riconoscimento sociale e quindi appunto capacità e possibilità di implementare e sviluppare le proprie competenze, le proprie possibilità. Quindi la nostra tavola rotonda iniziale avrà come principale focus quello di approfondire insieme alle nostre ospiti i principali fattori di rischio e di disuguaglianze di partenza che possono in qualche modo facilitare l'entrata appunto in una condizione di difficoltà, di vulnerabilità all'interno appunto della transizione verso l'età adulta, andando anche a dare senso e dare contenuto a parole come marginalizzazione verso il mercato del lavoro, svantaggio, interruzione di percorsi, oppure impedimento proprio a lavoro o a possibilità di formarsi. La seconda tavola rotonda invece approfondirà più nello specifico, ma anche nella prima daremo appunto delle possibili interpretazioni alla luce delle ricerche effettuate soprattutto negli ultimi periodi, di come possono esistere dei modelli di intervento che tengano conto della complessità che l'etichetta NEET non fa vedere, rende appunto poco visibile. Per chi ci segue, dico che c'è la possibilità di fare domande attraverso un pulsante che trovate nella barra Zoom in basso. Chiederemo appunto, daremo la visibilità ad alcune domande sia molto specifiche che riguardano cose poco chiare, ma anche a delle domande
un paio forse riusciremo, più complesse, da poi destinare alle relatrici e al relatore che poi successivamente interverrà. Allora, nel ringraziare appunto anche l'ampia partecipazione che stiamo avendo, sappiamo che chi ci segue proviene da esperienze, ha età anagrafiche molto diverse, esperienze diverse, lavora in contesti molto diversi nel terzo settore, nel privato, ma anche nel pubblico, nella programmazione di politiche. Quindi un mio ulteriore ringraziamento anche per quest'ampia partecipazione. Io lancerei la prima tavola rotonda, quindi iniziamo appunto con la prima tavola rotonda che ha come titolo "Che peso hanno le caratteristiche individuali e territoriali sulla condizione di NEET?". E cercheremo appunto di andare ad analizzare nello specifico appunto la complessità di cui vi parlavo prima all'interno appunto della definizione, ma soprattutto di fare luce sui principali fattori di rischio e di disuguaglianze strutturali trasversali che in qualche modo facilitano una transizione critica verso l'età adulta. E invito appunto le nostre prime due relatrici a presentarsi, a parlare, e saluto, lo faremo con Elena Marta. Buongiorno, buongiorno Elena. Buongiorno, buongiorno Elena a tutti e a tutte. Elena Marta è professoressa ordinaria in psicologia sociale all'Università Cattolica di Milano, ed è anche direttrice del Centro di Ricerca sullo Sviluppo di Comunità e sulla Convivenza Organizzata ed è membro del Comitato Scientifico del Rapporto Giovani dell'Istituto Toniolo. E lo faremo con Anna Teselli. Buongiorno Anna. Buongiorno a tutti e a tutti. Anna è responsabile nazionale delle politiche di coesione e delle politiche giovanili della CGIL, progetta appunto, fa parte della progettazione di diversi fondi europei ed è coordinatrice scientifica del rapporto NEET tra disuguaglianze e divari, un rapporto che è uscito nel novembre del 2022 ed è il rapporto della collaborazione fra ActionAid e CGIL. Allora, io inizierei appunto con la professoressa Elena Marta, chiedendole di approfondire, di partire dalla mia introduzione che è stata molto rapida, forse necessita di un approfondimento, più che altro per farci capire meglio, da un lato, alcuni fattori di rischio su cui è importante iniziare appunto una riflessione insieme oggi, altri appunto chiederò appunto ad Anna anche di approfondire, ma anche di dare un po' di contenuto, un po' di senso a parole come marginalità, interruzione, impedimento, nell'ambito delle vite appunto delle persone giovani che stanno vivendo maggiormente quella difficoltà appunto rispetto a chi è all'interno della definizione di NEET. Prego Elena. Grazie, grazie Lorenzo, grazie per avermi invitato a questo webinar. Volevo un po' appunto ripartire da quello che diceva prima Lorenzo e dedicare proprio pochi minuti alla definizione di NEET, perché prima si diceva il termine NEET è un termine ombrello dentro il quale si muove un universo di giovani con storie molto diverse. Vorrei porre l'attenzione sulla necessità di trovare un altro termine per identificare questi ragazzi, un altro acronimo, anche sul fatto che l'acronimo NEET parte con una negazione, un non. E questo è pesante per i ragazzi. Nelle ricerche, nei lavori che noi abbiamo fatto, la difficoltà dell'intercettare i giovani NEET, che credo accomuni un po' tutti coloro che si sono dedicati a questi giovani, questa difficoltà, dicevo, nasce anche dal fatto che i ragazzi stessi non vogliono o comunque non è per loro così facile accedere a contesti dove la loro identità in qualche modo viene collocata in un non. Non sei questo, non sei questo, non sei quell'altro. Il termine NEET, come si diceva prima, infatti, proprio nel definire questi giovani in una fase di crescita, dicendo che non sono qualcosa, li relega inevitabilmente in un contesto di marginalizzazione, di stigmatizzazione, e li rende invisibili proprio per il fatto che, se non abbiamo bene in mente quali sono i diversi profili
all'interno di questa categoria, diventiamo inefficaci nell'intercettarli e anche nel proporre degli interventi, delle strategie di intervento. Perché dico questo? Perché se pensiamo per esempio a una definizione condivisa, che è quella di Eurofund del 2016, dentro alla categoria dei NEET troviamo persone che hanno, come si diceva poc'anzi, magari un disagio psicologico e quindi in questo momento fanno fatica ad accedere alla dimensione del lavoro e fanno fatica anche forse a trovare appunto una loro collocazione tra il disagio e l'essere definiti non capaci di. Dall'altra parte abbiamo persone e sono soprattutto ragazze che in questo momento non accedono al mondo del lavoro perché si prendono cura della loro famiglia. Si occupano dei loro figli piuttosto che non dei fratelli, piuttosto che non dei nonni. Non sono ragazze che hanno, non avevano forse qualche anno prima dei sogni, dei desideri, una progettualità, ma che per tutta una serie di fattori che poi proveremo a vedere brevemente, è come se si fossero un po' spente, come se avessero dovuto rinunciare a questi sogni e in un gioco di dimensioni familiari, individuali e sociali, adesso si sentono, come dire, chiamate a svolgere, ad assumere questo mandato familiare che può essere in qualche modo di risorsa per la famiglia, ma che rende difficile per loro una progettualità futura. Abbiamo poi in questa categoria quelli che sono i cosiddetti inattivi e i cosiddetti disoccupati. E anche qui però abbiamo diverse categorie, coloro che lo sono da meno di un anno, da più di un anno. Sta venendo, si sta palesando con sempre maggior forza anche il fenomeno dei ragazzi tra i 29 e i 34 anni, quelli che qualcuno ha definito NEET per sempre. Anche qui l'invito è a stare molto attenti alle categorie e alle etichette che usiamo, perché definire una persona tra i 24 e i 34 anni un NEET per sempre, ripeto, ha un impatto su queste persone, quindi in un qualche modo poi diventa una profezia che si autoavvera, no? Se mi percepiscono in questo modo, evidentemente mi comporto esattamente come si aspettano e abbandono ogni mio desiderio di crescita e di progettualità. Ci sono poi quei ragazzi che appunto sono considerati gli inattivi scoraggiati, cioè quei ragazzi che hanno provato a entrare nel mondo del lavoro, che hanno cercato persone, luoghi, contesti che potessero aiutarli a acquisire un maggior autostima, maggior senso di autoefficacia, aiutarli a andare oltre alcune richieste che noi rivolgiamo, che sono richieste, noi intendo come generazione adulta e come società, no? Che sono richieste di essere sempre iperperformanti, degli standard di, tra virgolette, perfezione, che non rispecchiano sempre i desiderata delle persone, nemmeno lo sviluppo della pienezza umana. Ecco, ragazzi che a un certo punto si sono spenti, che si sono talmente scoraggiati che pensano di non valere, di valere così poco che non vale nemmeno la pena in un qualche modo rimettersi in gioco. E poi sotto questa categoria abbiamo tutti coloro che in qualche modo non sono etichettabili, tra virgolette, nei diversi profili che vi ho indicato prima. Allora, è chiaro che di fronte a questa estrema complessità di universo di giovani che stanno transitando dal mondo della scuola al mondo del lavoro, dal mondo della formazione al mondo del lavoro, rischiamo davvero di rendere invisibili questi ragazzi se non pensiamo a ciascuno di questi profili come a storie di vita, come a situazioni che sono profondamente diverse tra di loro, certo accomunate da una condizione, la condizione di non lavorare, di non essere un percorso formativo, di non essere ancora studenti. Al di là di questo, quindi, trovare le cause specifiche è evidentemente molto complesso, perché stiamo parlando almeno di 7-8 profili differenti. Ci sono alcuni elementi accomunanti. Gli elementi accomunanti, come dicevo poco fa, è sicuramente dal punto di vista individuale, quindi la situazione di rischio, questa assolutamente percezione di sé di non valere nulla, quindi una bassissima autostima, uno scarso senso di autoefficacia, la percezione di non riuscire, di non essere capace,
E è vero che le ricerche ci dimostrano che questi ragazzi hanno quelle che noi chiamiamo le soft skills, le competenze, anche le competenze relazionali trasversali, a un livello più basso rispetto ai loro coetanei. Ma quello che dobbiamo domandarci è: questo è un elemento di partenza o è qualcosa che si è consolidato nel tempo proprio in virtù di questa sfiducia, di questo non pensarsi capace, che va a inibire ogni desiderio, che va a bloccare, che va a congelare anche lo sviluppo di potenzialità e di capacità che non ci si riconosce, rispetto alle quali non ci si sente in grado di avere un incremento, uno sviluppo, una possibilità di ulteriore in crescita. Dall'altra parte, questa demotivazione, appunto, come dicevo, cioè questa situazione di pensarsi come scarsamente di valore porta a una sorta di demotivazione che rende proprio difficile immaginarsi diverso. Quello che mi sembra importante restituire è che uno dei fattori di rischio di questi ragazzi è quello di pensare di proporre subito loro qualcosa da fare, il che è molto importante, ma è importante, e mi sembra che questo progetto vada proprio in questa direzione, anche mettersi in ascolto e consentire loro, proprio in termini di pensiero, di immaginarsi diversi, di immaginare di avere queste competenze che poi, come tutti i ragazzi, in qualche modo possono sviluppare. Chi più chi meno, ciascuno ha i propri talenti e ciascuno va valorizzato per i talenti che ha. Ecco, credo che questo sia importante come messaggio da far arrivare a questi ragazzi che, oltre ad essere sfiduciati rispetto a se stessi, hanno pochissima fiducia nel contesto sociale perché lo sentono respingente, lo sentono stigmatizzante, poca fiducia nelle istituzioni, fanno fatica a sperare in un futuro diverso, e quello che li rende, gli consente in qualche modo di accogliere tutte queste sfide e di avere una giornata che possa avere per loro un senso, è quello di progettare nel breve. Questi ragazzi fanno fatica a progettare a lungo termine, quindi si rinchiudono nella comfort zone del presente perché almeno lì hanno l'illusione di poterci stare e di poterci stare in maniera non del tutto stigmatizzata. Se questi sono i fattori più individuali, a questi si associano dei fattori familiari, un elemento che abbiamo visto, che dicono un po' tutte le ricerche, che dal punto di vista proprio familiare sono ragazzi che vivono in famiglie che hanno due caratteristiche simili. Uno, una difficoltà nel promuovere percorsi di autonomia, e dall'altra parte famiglie che hanno un elevato tasso di controllo sulla vita di questi ragazzi. Questi due elementi sono comuni sia per ragazzi che vengono da famiglie con un livello di istruzione basso, sia da ragazzi che vengono da famiglie con un livello di istruzione alto, perché è vero che i NEET si collocano soprattutto in fasce deboli, ma non dobbiamo dimenticarci che è un fenomeno trasversale anche alle diverse fasce sociali. La variabile che anche qui rende poi difficile a volte comprendere questi ragazzi e pensare agli interventi è la variabile del supporto, perché dato per scontato che sono famiglie che non favoriscono l'autonomia, che sono ipercontrollanti, abbiamo poi qui alcune famiglie che sono, direi proprio, invischianti, per cui un supporto che va al di là del supporto diventa proprio un imbrigliare i ragazzi, e famiglie che invece, a fronte di un elevato controllo, non riescono a offrire sostegno e supporto per la crescita. Quindi anche qui, quando parliamo delle famiglie dei NEET, non sempre parliamo di famiglie assenti. A volte parliamo di famiglie che sono loro stesse in difficoltà, e quindi pensare a un intervento per il ragazzo o la ragazza vuol dire anche pensare a un intervento che sostenga, aiuti queste famiglie a sostenere a loro volta i ragazzi. E poi abbiamo un contesto sociale, nel senso che dal punto di vista dei territori, delle comunità locali, come dicevo prima, c'è un po' questa richiesta ai giovani di essere iperperformanti. Da una parte, quindi, di rispondere a degli standard di perfezione, devi sapere quattro lingue, devi frequentare quattro sport, devi praticare quattro sport, devi essere questo, questo e quest'altro.
con il messaggio paradossale contrastante però anche che in fondo la dimensione sociale ha una dimensione di scarso interesse e che quindi ciò che conta ed è importante è più una spinta autorealizzativa che vede il suo orizzonte in una dimensione privatistica, in una dimensione che è quella della famiglia o della famiglia allargata, con un venir meno del valore del lavoro come anche luogo di realizzazione, luogo di incontro, luogo di convivenza, luogo di costruzione di una comunità. E quindi la posizione per questi ragazzi che già hanno tutta una serie di fatiche all'interno di un paradosso che chiede li costringe a fare i conti con spinte assolutamente contrastanti che non fanno nient'altro che aumentare questo senso di sfiducia, di bassa autostima e di scarsa autoefficacia. Un elemento che devo sottolineare mi sta molto a cuore perché anche noi come Università Cattolica partecipiamo a un progetto della Norway Foundation sulla transizione al lavoro dei giovani e dei giovani NEET, è il tema della territorialità. È importante prendere in considerazione bene i luoghi dove questi ragazzi vivono, perché un conto è vivere in città, un conto è vivere nelle cosiddette aree interne, quelle che in Europa pure chiamiamo le zone rurali, perché ciascun territorio ha dei vantaggi e degli svantaggi, ha delle luci e delle ombre. Da una parte la città offre più risorse, ma offre anche meno possibilità di sviluppare quei legami significativi che potrebbero consentire anche poi di trovare dei luoghi di conferma della propria identità. Dall'altra parte la zona rurale può forse consentire un maggior contenimento in termini relazionali e anche collocazione di sé dentro una piccola comunità, ma offre meno risorse, meno possibilità di accesso delle risorse per il ragazzo, la ragazza e per la sua famiglia. Quindi al di là di tutta una serie di variabili anche sociodemografiche di cui credo parlerà poi la relazione che mi segue, la collega che segue, l'altro aspetto importante credo da tenere in considerazione è proprio questo della territorialità. Se è vero che il gruppo di questi ragazzi è così eterogeneo, se è vero che le variabili sono così tante e quindi dobbiamo per intercettare avere bene in mente a quale categorie con quali caratteristiche strutturali, sociodemografiche, è molto importante anche tenere in considerazione qual è il contesto specifico, sociale in cui i ragazzi vivono. Direi che per il momento potrei forse fermarmi qua e possiamo poi riprendere successivamente. Grazie. Grazie mille a Elena Marta per questo focus sia appunto sull'impatto che se si rimane indietro, no? Cosa succede sui propri desideri, bisogni, aspettative e anche relazioni, anche per averci dato appunto una prima riflessione su alcune disuguaglianze strutturali che riguardano, e qui lancio appunto il secondo intervento, la nostra penisola, che sono disuguaglianze trasversali che riguardano tantissimi fenomeni. Il tema delle disuguaglianze trasversali che toccano la condizione giovanile di transizione grazie all'inserimento lavorativo, alla formazione, alla scuola verso l'età adulta è il cuore, è il vero oggetto del rapporto NEET tra disuguaglianze e divari, di cui appunto Anna Teselli è coordinatrice scientifica, ed è un rapporto che è un'analisi molto mirata di dati istituzionali, principalmente dati Istat e Eurostat, però forse poi Anna riuscirà anche a essere un attimino più specifica su questo, i dati che principalmente raccontano la forza lavoro giovane nella maniera più approfondita, ed è una rilevazione appunto, è uscita nel 2022, ma i dati sono del 2020, quindi però è interessante il lavoro fatto, e invitiamo appunto a consultare il report curato da ActionAid e da CGL, di cui in chat vi manderemo il link al sito da cui si può scaricare. È interessante anche perché il rapporto, oltre a dati quantitativi, ha una serie di analisi qualitative derivanti da interviste a testimoni privilegiati che in qualche modo raccontano anche
i modelli possibili di cambiamento, fanno una valutazione delle politiche, dei programmi attualmente esistenti o comunque esistenti da qualche anno a questa parte, e ci sono delle proposte che vanno alcune in linea anche con quanto ha detto Elena Marta rispetto alla diversificazione del target necessaria. Io lancio appunto una proposta di approfondimento ad Anna Teselli, chiedendole innanzitutto di aggiungere una riflessione su altre disuguaglianze strutturali. In particolare chiederei quelle che maggiormente sono delle sfide aperte per chi eroga i servizi, cioè per chi fa parte dell'offerta di servizi di tipo professionale, lavorativo, formativo. E come poi, alla luce di queste disuguaglianze, di cui si trova una ottimissima ricerca sul rapporto, e come può cambiare il modello di intervento? Questa domanda ci permette poi anche di lanciare un ponte verso la tavola rotonda che poi ci seguirà. Prego Anna, grazie. Bene, grazie, spero che mi sentiate bene. Allora sì, vi ringrazio intanto di questo invito. Le domande sono tante, già gli spunti lanciati dalla professoressa Marta sono moltissimi e in qualche modo anticipano anche alcune cose che io dirò. Permettetemi innanzitutto, quindi diciamo, la mia non sarà una restituzione fedele del nostro lavoro, del lavoro di CGL e di Action Aid, sarà un po' una narrazione, un mettere in luce alcuni aspetti che possono essere interessanti per questo confronto, lo dichiaro fin da subito, però permettetemi di dire anche il contesto in cui è nato questo lavoro di analisi. È un contesto di collaborazione istituzionale tra Action Aid e CGL di natura triennale, che ha come scopo, diciamo, importante, specifico, più di sistema, non tanto e non solo l'analisi in sé, quanto la nascita di una serie di progettualità nei territori. Ecco, la professoressa Marta ha lanciato subito questa parola che per me è stata chiave, diciamo, nella costruzione sia dell'accordo di partenariato con Action Aid, ma anche nella costruzione dell'analisi. Quindi noi stiamo dando vita, a seguito di questo lavoro presentato a novembre, a una serie di gruppi di lavoro nei territori, che ovviamente sono reti aperte anche alle istituzioni pubbliche e ad altri soggetti che operano in maniera attiva nei diversi territori. Ecco perché diciamo, abbiamo cercato di rianalizzare fondamentalmente i dati del panel forze lavoro forniti dall'Istat, non entro in dettagli metodologici ovviamente, avendo come chiave di lettura due temi: le disuguaglianze, citate da Lorenzo, e la territorialità. Cioè abbiamo sforzato molto il dato su queste due grandi direttrici. Abbiamo avuto alcune conferme. Sappiamo che questo fenomeno dei ragazzi in difficoltà, dei NEET, che anche noi mettiamo un po', diciamo, guardiamo a questa parola NEET con un po' di diffidenza, anche per quello che dicono i dati, quindi su questo adesso tornerò. Abbiamo delle conferme, sappiamo che questo fenomeno è molto molto presente in alcune aree del paese, soprattutto del sud, soprattutto le aree periferiche delle grandi città, però abbiamo anche detto in maniera forte che è un fenomeno trasversale a tutta l'Italia, cioè che ha delle percentuali nelle regioni ricche che sono al di sopra della media europea. Quindi questo è un tema già su cui ragionare, non è un fenomeno di nicchia di alcune aree specifiche, ma abbiamo il 16-17% di incidenza dei giovani NEET sul totale della popolazione in età in aree come la regione Lombardia, la regione Piemonte. Abbiamo tra i grandi comuni una città come Genova, ricordo che la Liguria è la nostra regione più vecchia, demograficamente parlando, che ha la più alta concentrazione di NEET al nord. Quindi il tema delle disuguaglianze e dei divari va letto in maniera anche multidimensionale. Non è soltanto, sicuramente in campagna, in Sicilia abbiamo le punte del 30, del 35%, quindi abbiamo delle percentuali elevate, però è un fenomeno che interroga tutto il paese, questo mi sento di dirlo in maniera forte. E come diceva la professoressa Marta, purtroppo, per lo diceva un po' anche Lorenzo, non riguarda solo la fascia fino a 29 per quello che ci riguarda, ma c'è il tema dei giovani adulti tra i 30 e i 34 anni, che è un tema molto italiano, su cui c'è stato anche un allargamento degli interventi di politiche pubbliche, per esempio finanziate dalla Garanzia Giovani, che in tutta Europa è stata finanziata solo fino a 29 anni, in Italia invece ha riguardato anche la fascia dei 30-34 anni, proprio per un problema tutto italiano. Come un problema tutto italiano
è la questione dell'inattività, dello scoraggiamento, lo chiamava la professoressa Marta. Cioè, noi abbiamo una quota di giovani NEET che ormai non cercano più niente, non cercano un lavoro, non cercano un percorso di istruzione, che è elevatissima rispetto sempre al resto d'Europa. Anche qui c'è, credo, una domanda aperta a tutto il paese da parte delle nuove generazioni. E questo tema dell'inattività si incrocia molto con la dimensione di genere. Anche questo la professoressa Marta lo accennava. C'è un tema delle giovani NEET che appunto anche in questo, su questo aspetto credo che richiami una riflessione specifica, perché ci sono diverse cause per cui le giovani donne si trovano in questa condizione e ci restano più a lungo dei maschi. Sicuramente al sud c'è un tema di difficoltà storica di ingresso delle donne nel mercato del lavoro, lo dicono gli ultimi studi trentennali dei mercati lavoristi, quindi non c'è niente da scoprire. C'è un tema di carichi di cura, che diceva la professoressa Marta, e c'è un tema forse anche di autostima delle donne in alcuni contesti. Quindi anche qui c'è un ragionamento da fare, come c'è un ragionamento da fare sui giovani migranti. Ecco, io vorrei introdurre anche questo pezzo di riflessione. Giovani migranti spesso presenti nelle regioni ricche del paese, nelle regioni del centro-nord, e che sono spesso i NEET più fragili, perché hanno anche delle competenze, spesso linguistiche, spesso di capacità di integrazione e di stare nei contesti, che li rendono più svantaggiati rispetto ai NEET italiani, spesso hanno anche titoli di studio più bassi. Però il tema dei titoli di studio è un tema anche dei NEET italiani, cioè noi abbiamo una questione di giovani con la sola licenza media che è un tema veramente di allarme per il paese. Detto questo, io pongo una domanda un po' provocatoria. Noi abbiamo speso quasi 3 miliardi di garanzia giovani, ma se guardiamo a prima della garanzia e dopo la garanzia si è conclusa adesso, noi abbiamo sempre 3 milioni di NEET in Italia. Quindi non saranno sempre gli stessi, ma a livello di stock il quadro non è cambiato. Quindi che cosa non ha funzionato, diciamo, delle politiche pubbliche ben finanziate, tutto sommato? Lo chiedo, non è una domanda retorica, ma è una domanda fondamentale, perché noi ci avviamo a spendere il PNRR sui giovani e a spendere tutti i soldi del nuovo ciclo di programmazione sui giovani che ha delle concentrazioni tematiche dell'FSE Plus proprio di contrasto alla disoccupazione giovanile. Quindi abbiamo davanti 10 anni di investimenti da fare. Quindi bisogna anche in termini di lezioni apprese capire come non commettere gli stessi errori. Qui vado veramente per flash e poi mi taccio. Alcune cose le ha già richiamate la professoressa Marta. Credo che il primo punto su cui non bisogna risbagliare è smettere di considerare NEET come una cosa omogenea e smettere di appiccicare questa etichetta uguale per tutti a tutti. Non è così. Noi abbiamo già provato con un'analisi multidimensionale, quindi sforzando i dati quantitativi, a dimostrare come dentro il mondo dei NEET c'è una pluralità di soggetti con fabbisogni molto diversificati. Abbiamo identificato almeno 4 sottogruppi, ma non ci entro, ma in realtà sono molti più, perché il tema è dirci appunto come ci sono fabbisogni diversi tra i giovani e come noi dobbiamo dare una risposta differenziata a questi giovani. E credo che l'altro punto di criticità delle politiche giovanili, della garanzia giovani in particolare, di aver somministrato un unico farmaco, soprattutto il tirocinio, per intenderci, soprattutto l'incentivo, a tutti, come se avessimo tutti la stessa malattia. E qui invece dobbiamo ragionare in termini di personalizzazione degli interventi, quindi di una presa in carico che parte dal fabbisogno individuale, quindi di una differenziazione della risposta, che non è una risposta che dura 6 mesi come il tirocinio, ma una risposta che è una presa in carico nel medio-lungo periodo, soprattutto per le vulnerabilità più gravi. E per farlo, e chiudo su questo, servono 2 condizioni abilitanti che non possiamo più rinviare. Uno, che si faccia veramente un coordinamento istituzionale vero tra istituzioni pubbliche a diversi livelli, nazionali, regionali, subregionali, perché ci sono diverse competenze. Per intenderci, le politiche attive sono di competenza esclusiva delle regioni, ma noi avremo un programma nazionale giovani, donne e lavoro con oltre 5 miliardi che sarà invece a gestione del Ministero del Lavoro e di ANPAL, così come lo è il PNRR. Quindi se non ci parliamo a livello di istituzioni pubbliche, non efficientiamo la spesa, non la rendiamo efficace.
E poi dobbiamo assolutamente lavorare insieme nei territori, avere veramente una rete che fa la presa in carico, che fa l'intercettazione, perché il tema dell'outreach dei più fragili, che la Commissione europea ci continua a sottolineare in tutti i contesti di confronto, per cui l'Italia non ce l'ha fatta a trovare, ha dato una risposta a chi ce la poteva già fare e non a chi ne avrebbe avuto veramente bisogno, questo tema politico che ci si pone l'attenzione molte volte, è perché noi abbiamo concentrato l'idea che sui NEET lavorassero solo i centri per l'impiego. Questo è stato il modello di gestione proposto, che ovviamente hanno fatto delle cose ma non ce la possono fare da soli. Il tema è come noi strutturiamo nei territori una rete dei servizi pubblici con diversi mandati istituzionali e mi permetto di dire anche delle forze socio-economiche, dei soggetti della società civile, degli organi a partire dal mondo del no profit che operano nella carne viva dei territori. Quindi credo che le sfide sono tante e spero che questo webinar contribuisca a una riflessione collettiva ma anche allo sviluppo di percorsi di lavoro e di pratiche di lavoro condivise. Grazie. Grazie Anna. Anna ha parlato di dimensione di genere e anche di cittadinanza per aggiungere delle questioni strutturali che Elena Marta aveva iniziato nel suo primo intervento. Che cosa non sta funzionando? Ha detto appunto necessario analizzare, cioè che cosa bisognerebbe fare appunto rispetto al passato, analizzare meglio i profili e questo forse non solo da un punto di vista di dati statistici, ma anche di storie personali e di storie di transizione, personalizzazione e differenziazione nelle risposte e coordinamento istituzionale. Ecco, rispetto al che cosa non sta funzionando, ne approfitto per fare una domanda a Elena Marta. Allora, i lavori che fate anche come Osservatorio Giovani, l'Istituto Toniolo, ma anche il rapporto di ActionAid CGL, sono dei lavori interessanti perché mettono in luce dei dati da persone che analizzano, creano e riportano i dati in maniera scientifica. E, ecco, si parla ovviamente di analizzare i profili, analizzare le storie. E quindi la domanda è: quali sono i dati che invece mancano nella disponibilità, ecco, di chi fa ricerca, ma anche di chi poi fa intervento? A livello pubblico, quali dati sono necessari a portare avanti la riflessione e che non sono disponibili o non si sceglie di rendere disponibili o non possono essere disponibili per tutta una serie di motivi legati ad esempio a una complicazione di raccolta. Ecco, un focus sui dati, appunto, che da lei che è nel mondo della ricerca, è utile anche per capire uno dei primi punti espressi rispetto al come è possibile modificare politiche e programmi futuri anche per chi poi fa intervento direttamente sul campo. Sì, grazie Lorenzo. Ma allora, proverei a interpretare la domanda in questo modo. Io credo che i dati di chi è raggiungibile li abbiamo e sono tanti, no? Sono stati raccolti un po' in tutti i modi, da tutte le grandi istituzioni. Il vero problema è che sono dati, si diceva anche prima, di ragazzi che noi comunque riusciamo a raggiungere, che comunque hanno accesso, o se non loro, qualcun altro gli favorisce l'accesso alle ricerche dell'università piuttosto che non degli enti del terzo settore. Io credo che la vera sfida sia invece organizzare proprio con i territori dei momenti di ascolto in cui vado a rilevare dei dati che non sono i dati della ricerca perché devo solo profilare il fenomeno, perché in qualche modo questi ce li abbiamo e ripeto sono anche parziali perché sono solo sui ragazzi che raggiungiamo. Credo che sia importante individuare quei dati che sono però le storie e le vite delle persone. Quindi, di nuovo, a mio avviso, è importante fare un lavoro di reperimento di dati che diventano informazioni per l'intervento proprio nei territori, in un lavoro che è, come si diceva prima, di rete con le diverse istituzioni. Per dire, la mia preoccupazione non è di avere dei dati in generale su chi, che poi non riesco neanche a raggiungerli questi ragazzi, quindi le storie che ho sono storie di chi. Credo che il vero sforzo sia invece quello di avere un po' di pazienza in più e avere anche un po' di lungimiranza nell'organizzare nei territori specifici
dei momenti, chiamiamoli di ricercazione, chiamiamoli di progettazione partecipata, in cui le realtà che hanno a cuore questo tema cerchino con un lavoro davvero di prossimità di ingaggiare, di contattare questi ragazzi per avere dei dati solidi che inevitabilmente, credo, in una prima fase non possono che essere locali, ma tanti dati locali possono consentirmi anche forse di vedere delle costanti, degli elementi che sono trasversali. Però io credo che in questo momento non sia importante per noi rincorrere il dato per il dato, sia importante avere dei dati solidi costruiti con le persone dei territori, con i ragazzi dei territori, proprio per provare a far sì che il dato diventi informazione per l'intervento. Tutto il resto credo che, perdonatemi, lo dico da ricercatore accademico, ma perché io in questo ci credo, tutto il resto è ridondanza, non è quello di cui i ragazzi hanno bisogno, hanno proprio bisogno invece di dati situati. Almeno questo è quello che io penso, perché è solo il dato situato che mi consente di, come diceva prima Anna, fare quel lavoro di rete, di coordinamento, di pensare a figure nei territori che siano punto di riferimento per questi ragazzi, a pensare a dei luoghi a cui loro possono pensare di accedere, dei luoghi che vanno anche a vedere i loro talenti e le loro risorse, perché sono ragazzi un po' spenti, ma non è che non abbiano talenti e risorse come tutti gli altri. E allora anche il dato che vado a cercare, a mio avviso, deve essere quel dato che mi consente di mettere in luce le loro capacità, le loro possibilità, non sempre solo, ripeto, definirli per quello che non hanno, per il disagio, perché sono questo, perché non sono questo, non sono quello, non sono quell'altro. Vediamo anche che cosa sono questi ragazzi, perché l'abbiamo visto, sono ragazzi che non partecipano, ma che anche, come dire, i giovani partecipano poco al mondo politico, al mondo sociale, ma che magari agganciate da alcune realtà che invece, come gli enti di terzo settore, altre realtà che fanno dell'impegno un modo di costruire legami sociali, dagli interventi che abbiamo fatto, lo dirà forse anche Benedetta in Network, Benedetta Angiari, poi ci stanno questi ragazzi. Certo, come si diceva prima, l'altro aspetto è se raccolgo questi dati e li raccolgo con loro, li raccolgo col territorio, non è che posso pensare a interventi di 6 mesi, perché non è che in 6 mesi la vita di queste persone riparte. Anche qui devo pensare a interventi che in un qualche modo accompagnino un processo un po' più lungo. Grazie. Grazie professoressa Marta. Quindi prossimità di interventi, prossimità di dati. Mi viene in mente un po' la necessità anche di, tra diverse agenzie del territorio, in particolare la scuola in primis, ma non solo, la necessità di integrare degli sguardi, non di integrare ma di incrociare degli sguardi, e su questo devo dire che il rapporto Azione CGIL punta molto sull'idea di integrare. In particolare, infatti, ed è la domanda che poi rivolgo ad Anna, il rapporto si focalizza molto sull'integrazione di sguardi e di azioni tra servizi per le politiche attive sul lavoro e servizi sociali territoriali. Tuttavia, come appunto anche accennato lei prima, il titolo di studio è sicuramente una variabile che fa la differenza non solo per essere meno a rischio di non trovare lavoro, di non trovare un percorso formativo adeguato e desiderato rispetto alle proprie competenze, ma anche di non perdere poi quella capacità di ricercare attivamente lavoro e quindi di rientrare in quella categoria delle persone che sono inattive, ma che sono inattive non potenzialmente attive, ma che sono inattive scoraggiate e quindi con l'avanzare del tempo, cosa che fra l'altro sottolineato prima riguarda soprattutto le persone con cittadinanza straniera. Quindi la domanda, adesso arrivo alla domanda, se si è fatta un'idea di come, anche perché appunto come ActionAid, CGL, lavorate molto con progetti territoriali, ecco, se dalla vostra esperienza anche di progettazione sul campo si è fatta un'idea di come la scuola può rientrare in questa integrazione di servizi
che appunto non sono solo servizi per le politiche attive, non sono solo servizi sociali e territoriali, ma appunto potrebbe esserci anche la scuola. E la domanda è come si può fare questo, se ci sono delle considerazioni generali che lei può fare, secondo me molto utili anche poi per lanciare la seconda tavola rotonda. Provo a rispondere raccontando un caso specifico, diciamo, perché la domanda è molto articolata. Allora, è stato siglato tra la Regione Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale e i comuni, un protocollo d'intesa che prevede, dentro il programma GOL, che sappiamo che è il programma finanziato dal PNRR, la presa in carico dei NEET, quindi per il pezzo del programma che riguarda i NEET, anche dai centri, dai CPA, dai centri per l'istruzione per gli adulti, che sarebbero le scuole secondarie di secondo grado. Ecco, io credo che quello sia un buon esempio di integrazione che coinvolge, come lei mi chiedeva, le scuole. Che cosa servono le scuole? Allora, io parlavo dei tirocini e dei sei mesi dei tirocini. Al di là della durata, che cosa rimane ad un ragazzo dopo il tirocinio? Attualmente nulla, perché rimane un'attestazione di un processo. Ma se invece quel tirocinio è finalizzato ad un percorso per cui un ragazzo fermo alla licenza media può raggiungere la qualifica professionale, e quindi c'è una presa in carico da parte di una scuola secondaria di secondo grado, dal centro per l'istruzione per gli adulti, appunto, che inserisce quel tirocinio in un programma più ampio di innalzamento del titolo di studio delle competenze, allora sì che quel tirocinio acquista tanto senso, perché diventa un tassello dentro un percorso la cui finalità non è il fare l'esperienza del tirocinio in sé per sé, ma la cui finalità principale è portare quel ragazzo dalla licenza media alla qualifica professionale. Ho fatto questo esempio forse un po' terra-terra, forse un po' confuso, ma perché il tema delle politiche attive rivolte ai NEET, su cui si investiranno tante risorse nei prossimi anni, è un tema cruciale se si pensa che non bisogna trovargli un'esperienza di lavoro, se va bene, perché poi in alcune aree del paese proprio non c'è il lavoro, Cioè, non stiamo parlando poi di mercati del lavoro dinamici, in alcune aree del paese proprio non c'è. Quindi tu fai il tirocinio dentro un posto che sicuramente non ti offrirà più niente, cose appunto molto certificate anche dai dati istituzionali. Quindi il tema non è soltanto per una politica attiva trovargli l'esperienza di lavoro, ma ricostruire la progettualità di carriera professionale individuale del ragazzo intorno al potenziamento delle competenze. Questo è il tema strategico delle politiche attive ed è un tema, come dicevo io, che si gioca sulla capacità di crescita della relazione e delle pratiche di lavoro condivise nei territori tra tutti i soggetti che hanno in capo questa missione. Questa è la vera sfida dal mio punto di vista. Pensare che quel giovane, come dice la professoressa Matta, forse si è un po' spento, ma tanti talenti ci può fare. Ce la può fare se noi ricostruiamo insieme a lui, a partire da quello che lui desidera fare, un percorso, un progetto di vita. Questo lo voglio dire, lancio un'ultima provocazione anche per chi verrà dopo di noi, perché c'è tutto il tema delle dimissioni volontarie che adesso l'Istat ha lanciato. Che cosa sono le dimissioni volontarie? Di tantissimi giovani, nei mercati del lavoro forte. Ecco, questo secondo me è un altro punto. Diciamo così, perché è vero che in alcune aree del paese ci sono dei mercati del lavoro deboli che proprio non ti offrono lavoro, ma ci sono anche altre aree dove il lavoro c'è e perché si va via da quel lavoro. Ecco, credo che questo sia un altro punto da cui osservare la prospettiva dei NEET. Grazie Anna. Su questo devo dire che abbiamo ricevuto alcune domande dal pubblico. Ad esempio, una domanda come contrastare la tendenza a procrastinare dei giovani. Secondo me l'esempio del caso specifico che lei ci ha portato anche rispetto a una programmazione con la persona del proprio progetto di vita può essere anche una risposta. È una domanda un po' generale che poi lanciamo anche alla seconda tavola rotonda, però c'è una domanda a cui chiederei magari entrambe i vostri punti di vista, veramente flash, che ovviamente è doveroso ricevere, perché noi stiamo parlando di condizioni strutturali che influiscono sulla transizione critica verso l'età adulta, però
non abbiamo ancora parlato delle condizioni generali del mercato del lavoro, quindi la precarizzazione dell'impiego, le condizioni del lavoro, ecco, soprattutto per alcuni target, anche qui riferiti appunto a target maggiormente, forse più che rientrano in quella categoria che viene chiamata inattiva, che ha un sentimento appunto anche di scoraggiamento. Quanto dipende, quanto è il peso? Ecco, è una domanda che è venuta dal pubblico, chiederei ad entrambe voi di dare appunto una linea guida, ecco, nella risposta, e poi appunto passiamo alla seconda tavola rotonda. Vado io, Anna, rispondo prima io. Allora, pesa sia perché questo tema della precarietà evidentemente rende difficile, prima si parla appunto di procrastinazione, no? Rende difficile per i ragazzi fare una progettualità di vita, anche costruirsi una famiglia, avere una progettualità rispetto alla propria progressione di carriera. Credo che quello che pesi di più però sia proprio questo sguardo di fiducia, di sfiducia che la generazione adulta ha nei confronti dei giovani, che si traduce poi in una scarsissima valorizzazione in termini economici del percorso, in una sorta di sfruttamento. Faccio anche un esempio piccolissimo di un NEET, di un ragazzo siciliano che è venuto al nord a lavorare in un grandissimo ristorante, non grandissimo, in un notissimo ristorante, in cui poveretto mi diceva: ma senta, ma io perché devo stare qui e lavorare dalla mattina alla sera? Io apro il ristorante, chiudo il ristorante, pulisco il pesce, faccio tutto quello che mi chiedono per 400 euro al mese, che non mi bastano per pagare l'affitto, sentendomi dire che tanto io devo far questo perché sto imparando. È vero che sto imparando, però questo non è lavoro dignitoso, no? Allora io porrei l'accento su che cosa vuol dire oggi lavoro dignitoso. E che tipo di opportunità stiamo offrendo a questi ragazzi? Perché un'opportunità, purché sia, che non rispetti la dignità della persona, non è oggi, non lo è mai stato, ma non lo è assolutamente accettabile. E queste dimissioni di cui parlava prima Anna, io credo che vadano anche in questa direzione. Quanto il lavoro diventi autorealizzativo e quanto invece il lavoro risponda a standard performanti di successo che non consentono alla persona di sentirsi accolta e realizzarsi davvero come persona. Credo che questo sia un tema di fondo, al di là di altri aspetti anche concreti che poi riflettono un modo di intendere il lavoro che è contrario a quello che dicevo. Sì, molto molto brevemente, la condizione di NEET non è una condizione solo soggettiva, è una condizione di contesto. La professoressa Matta ha parlato di lavoro dignitoso, sono della CGIL, cioè, quindi ovviamente questo è proprio, che cosa dire, è chiaro che le condizioni, le opportunità che vengono offerte a un giovane incidono tantissimo sulla sua condizione di NEET o di non NEET, hanno un peso molto molto importante, e quindi a maggior ragione credo che quando la professoressa Marta ci parla, ci invita a riflettere su quelle che sono le opportunità che noi come adulti, no, offriamo, o le etichette che noi offriamo alle nuove generazioni, io credo che questo sia un tema. Noi siamo il paese che invecchia di più in Europa, con il più basso numero di giovani, e facciamo diventare giovani un discorso di allarme sociale perché sono esclusi quando dovrebbero essere la leva del nostro sviluppo e della nostra crescita. Ma per farlo ci vuole la forza anche di fare una proposta e offrire delle opportunità che partano assolutamente da condizioni di lavoro dignitose. Questo non c'è più. Allora ringrazio la professoressa Marta e Anna Teselli, e grazie mille per la vostra partecipazione a questa tavola rotonda. Restate poi connesse perché ci sarà un momento finale in cui ci ritroveremo tutte e tutti insieme per provare a fare un ultimo giro finale, se ci sono delle altre domande dal pubblico, e invito e passo il testimone della moderazione al mio collega Stefano Laffi, che che modererà la seconda tavola rotonda dalla scuola al lavoro, come orientare. Prego Stefano. Buongiorno a tutti, grazie Lorenzo e grazie alle ospiti di prima. Cambio palco, come si dice in gergo. Cambio anche focus tematico, parliamo un po' più di orientamento, lo facciamo con due ospiti
che vi presento subito. Laura, alla mia sinistra, ma nella mia visione non so se sarà la stessa per tutti, Laura Ferrari, quindi AFOL. AFOL è, come dire, l'Agenzia Metropolitana di Milano che si occupa di orientamento, formazione e lavoro. Laura Ferrari ha una formazione filosofica a cui credo tenga nella sua storia, come dire, di studi e di professionale. Lei è socia anche di SABOF, che è la Società di Analisi Biografica e Orientamento Filosofico. Ma Laura si occupa tutto tondo di orientamento, quindi è proprio la persona giusta per entrare nel merito. Laura lo fa in termini di, come dire, approfondendo l'orientamento scolastico, formativo, professionale e lavorativo, quindi ha presente tutto lo spettro che sta sotto questa voce. E alla mia destra invece, nella mia schermata, c'è Cristiana Poggio, anche lei laurea umanistica in lettere, esperienza di insegnamento, questo secondo me è interessante, da molti anni comunque si occupa di formazione, orientamento, lavoro, la fa attraverso una cooperativa che ha un nome meraviglioso, Immaginazione Lavoro. Credo che questo tema sia molto bello e rientri anche in alcune risonanze degli interventi precedenti. Penso a quello che ci ha detto prima Elena Marta a proposito del reimmaginarsi dei ragazzi e delle ragazze. E poi dal 2004, se non sbaglio, con la Fondazione Piazza dei Mestieri, che assieme a Dario De Fredde ha creato prima a Torino, poi a Catania, poi adesso anche a Milano, quindi sperimentando quello che si chiama il sistema duale, quindi sostanzialmente molto abbinando e tenendo molto strette da un lato, diciamo, la formazione, dall'altro il lavoro, quindi l'apprendimento nel luogo di lavoro in contesti davvero lavorativi. Dico qualcosa io a proposito anche di quello che Codici ha fatto e poi passerò la parola per capire le prospettive di Laura e di Cristiana. Codici ha iniziato a lavorare circa una decina d'anni fa proprio sul tema dei NEET, e ricordo forse il primo progetto a Piacenza che si chiamava già No NEET Work in Progress, e lanciamo una campagna contro questo nome che ci sembrava estremamente, come dire, anche offensivo nei confronti di chi sta in questa condizione, e in qualche modo è venuto fuori anche nella prima tavola rotonda. Codici ha da sempre un approccio che da un lato prova a valorizzare il punto di vista dei ragazzi e ragazze, quindi parlando con loro era venuto fuori proprio, come dire, la fatica a stare in quel contesto, e dall'altro noi sappiamo, e questo lo dobbiamo a Wright Mills, quindi al padre dell'immaginazione sociologica, che quando un tema riguarda 1 o 2 persone su 100, forse si tratta di prendere in cura quelle 1 o 2 persone e capire cosa non va, ma quando si tratta di 20-30 persone su 100, il problema non è loro, il problema è del sistema. C'è qualcosa che non va nel meccanismo generale, quindi che sia la scuola, che sia il mercato del lavoro, come abbiamo appena visto, che siano i servizi, gli interventi, c'è qualcosa che dobbiamo registrare, perché è troppo alto l'incidenza del fenomeno per poterlo in qualche modo relegare a delle prese in carico individuali. Condivido alcuni appunti dalle nostre esperienze, che sono esperienze di progetti, non di servizi, quindi in qualche modo hanno la natura di sperimentazioni e che hanno riguardato alcune delle, come dire, delle fasce che stanno in transizione critica sotto questa grande etichetta che abbiamo capito vorremmo tutti abbandonare di NEET. Pochi appunti per poi in qualche modo sentire prima Laura e poi Cristiana in un primo giro di voci. Il primo appunto è che non credo che il tema del mancato aggancio al mercato del lavoro e della formazione sia una questione cognitiva di informazioni, perché la nostra sensazione, avendo incontrato diversi gruppi, è che quella è una condizione esistenziale, non è un deficit informativo quello che riguarda molti dei ragazzi che sono in questa situazione. E condizione esistenziale, io la dico così, sono ragazzi e ragazze che, almeno quelli che abbiamo incontrato, spesso sono, come dire, nel personaggio sbagliato. Si sono trovati a vivere una condizione che non restituisce loro nessun tipo di, come dire, di rinforzo, di senso di sicurezza, di prospettiva, e quindi si tratta proprio di cambiare il personaggio in cui ci si trova in qualche modo imprigionati. Questo vuol dire un'altra cosa sostanzialmente, che tipicamente i servizi di sportello non funzionano perché sostanzialmente non riescono ad agganciarli. Non sono ragazzi che appena sanno dello sportello corrono e pongono le loro questioni e le risolvono. L'aggancio non può avvenire attraverso la notizia o lo sportello. Noi dobbiamo imparare ad andare incontro a questi ragazzi e a queste ragazze, così come abbiamo fatto appunto nelle sperimentazioni. Questo vuol dire andare incontro, che stiamo sempre di più orientandoci verso il lavoro con l'educativa di strada, gli approcci informali, il lavoro con gli operatori ponte, ma anche per esempio l'arruolamento di ex NEET,
nella funzione di mentore e di figura di aggancio. Non dimentichiamoci che una stagione NEET l'abbiamo vissuta tutti. Tutti per un certo punto non avevamo ancora il lavoro e magari avevamo finito il percorso di studi. Non voglio banalizzare, ma certamente quando si ha a che fare con dei 25enni, dei 30enni, insomma anche degli operatori dei servizi giovanili, quella condizione spesso, come dire, l'hanno attraversata, o comunque è più interessante ragionare con chi quella condizione l'ha attraversata. Terzo elemento che noi abbiamo visto, laddove è possibile praticarlo, lo pratichiamo sempre, è quello del lavoro in gruppo più che delle prese in carico individuali. L'approccio al gruppo, laddove è praticabile, perché siamo di fronte a persone che reggono, diciamo, dei percorsi di gruppo, rompe l'isolamento e lo stigma in cui questi ragazzi spesso si trovano, e quindi riesce a restituire loro uno sguardo su di sé molto diverso da quello che altrimenti nell'isolamento rischiano in qualche modo di assumere e a volte anche di un po' di cronicizzare. Le ultime due note sono queste, e se, come dire, questi sono ragazzi che si trovano imprigionati nel personaggio sbagliato, l'ultima cosa da fare è aiutarli a fare il curriculum. Perché il curriculum è proprio il ritratto del fallimento. Non possiamo guardarli e parlarci e starci assieme e dire: allora, quali sono i tuoi titoli, quali sono le tue esperienze professionali? Cioè, le classiche domande che il mercato del lavoro in genere rivolge a questi ragazzi sono il catalogo dei mancati successi, del fallimento. Quindi è proprio molto diverso il linguaggio, il tipo di strumentazione sia teorica che lessicale che dobbiamo utilizzare per valorizzare i ragazzi e ragazze. È chiaro che noi siamo convinti a codici che possa esistere, debba esistere un mondo delle seconde possibilità. E spesso i ragazzi e ragazze in questione hanno mancato la prima, la scuola, il primo contatto col mondo del lavoro. Ecco, crediamo che ci debba essere un posto per tutti e per tutte, no? E quindi, insomma, vorremmo pensare che sia possibile per tutti tornare a una prospettiva positiva su di te. Questo vuol dire che noi cerchiamo di lavorare appunto molto sul tema dei progetti, dei desideri, delle aspettative, molto proiettivi in avanti, più che retrospettivi e, come dire, costretti a rimarcare i passaggi mancati della loro storia scolastica o forse anche già professionale. E quindi lavoriamo molto anche sull'acquisizione di attività, di strumentazione espressiva, lavoriamo col teatro, con la radio, insomma, con tutto quello che consente ai ragazzi di acquisire un linguaggio, un'immagine su di sé, la capacità anche di cambiare personaggio, di viversi e guardarsi in un modo diverso da quello che fino adesso hanno vissuto e hanno pagato anche come sguardo altrui. Questi sono solo i primi appunti che metto sul tavolo, ma sono molto molto curioso di sentire Laura e Cristiana, quindi un primo giro di voci. Laura, diciamo 10-15 minuti a testa, prima Laura e poi Cristiana. Laura, per capire un po' qual è il vostro approccio, no? E quali sono i vostri appunti. Credo che tutti stiamo sperimentando qualcosa, quindi sono molto curioso di sapere cosa voi state capendo da quello che state sperimentando. Grazie. Grazie mille a te Stefano, tantissime le sollecitazioni interessanti e gli echi che ritrovo rispetto alle attività che stiamo sperimentando come tutti, cioè è una ricercazione continua perché stiamo appunto entrando con gli strumenti che abbiamo avuto finora, strumenti per quanto riguarda in particolare orientamento scolastico, rete scuole, contrasto alla dispersione, orientamento invece sulle diverse dimensioni dell'orientamento giovani adulti, che 34 anni in effetti stiamo andando, li stiamo tutte quante rivedendo e rileggendo, cercando di avere uno sguardo disincantato, perché in dei gruppi di ragazzi che abbiamo fatto, di focus group, c'è stato detto che c'erano delle sfumature di boomerismo, che vuol dire la coloratura da boomer. Ovviamente io dal punto di vista generazionale non sono una boomer, ma la generazione Z è ovvio che mi vede come tale. Stavamo applicando delle chiavi di lettura, ma soprattutto delle previsioni di esiti di efficacia, di strumenti e metodologie pregresse a un qualcosa che invece è un fenomeno nuovo o comunque accelerato e fortemente modificato dal biennio pandemico, che ormai è diventato un triennio, dove abbiamo avuto dei ragazzi che hanno assorbito nello sfondo delle
come dire, rappresentazioni di fondo abbastanza catastrofiste, dove se non è una pandemia globale è una guerra che ti cambia l'assetto del funzionamento della distribuzione di energia, cambia il mercato del lavoro, l'accelerata sul digitale, eccetera. Tutto ciò ha contribuito a creare un cambiamento, una specie in mutazione che adesso è da, come dire, interpellare. Quindi dei vari temi che mi hanno sollecitato delle relatrici precedenti, un tema per me cruciale, ve lo dico, lo metto proprio prioritario perché me lo sono assegnato, è il tema del dialogo intergenerazionale, cioè nell'orientamento per me la prima parte in particolare dell'orientamento, quindi se prendiamo l'orientamento come un insieme di azioni che devono andare su tre dimensioni, l'orientamento al sé, dall'attitudinale che è l'esplorazione del potere non ancora espresso, quindi per i ragazzi è una bomba anche dal punto di vista del ritornare al momento presente, avete citato l'antibiografismo, quindi non partire dall'analisi di tutte le tappe più o meno sofferte, più o meno critiche, ma dal potenziale oggi. Quindi dall'attitudinale che è il potenziale non ancora espresso, di cui però si vedono indizi. Questa è una cosa che ai ragazzi è molto utile. All'orientamento, diciamo, al sé, quindi quello più classico, dove si va sugli interessi ma anche sui valori, il valore è il carburante della motivazione, cosa importante per me oggi, stare sul presente mi è d'aiuto. Sul orientamento anche informativo, che vuol dire che cosa c'è nel mondo, ma cosa c'è, noi lavoriamo ovviamente come AFOL metropolitana, siamo l'area metropolitana di Milano, che è un territorio privilegiato oggettivamente, ma le persone, compresi i genitori, sanno pochissimo, non solo della composizione del mercato, perché anche su Milano si guardano i portali web e quindi c'è un filtro enorme dove io scambio la mappa che mi dà il web per la realtà invece di un tessuto imprenditoriale, per esempio, che è medio piccolo, oppure l'offerta di scuole, il centro di formazione professionale come luogo che offre opportunità aperte di riposizionamento innanzitutto rispetto ai propri talenti, nell'esperienza, eccetera. Questi momenti, quindi l'orientamento al sé, l'orientamento esplorativo e il metodologico, dentro qui alla fine si posiziona per esempio la ricerca attiva di lavoro con lavoro sul curriculum, sono cose che noi condividiamo innanzitutto con il sistema educante, la comunità educante, cioè con gli adulti, perché il dialogo intergenerazionale è una cosa che ha creato delle basi, come diceva la professoressa Marta, di disallineamento rispetto al mandato di andare nel mondo e fare delle cose. Lei parlava di famiglie invischianti, si parla in Italia, e le cose non sono scollegate ovviamente, di famiglie claustrofiliche, cioè di famiglie che privilegiano il nucleo familiare, che tra l'altro è una lettura parcellizzata nucleare che in qualche modo può andare in discordanza poi col dire la partecipazione civile, fai delle cose, le competenze civiche, c'è cioè questo collettivo. E quindi per me una prima cosa è che tutte le azioni di orientamento scolastico, formativo, ma che poi diventano anche le azioni per inizio, quando il ragazzo ormai è, ragazzo o la ragazza è inattivo, vanno in qualche modo sempre integrate con delle azioni con l'ambiente di partenza, cioè con la comunità educante. Se abbiamo ancora il dialogo con la scuola e le reti con le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, è fondamentale, perché un fattore predittivo del ragazzo inattivo over 18 è la famosa dispersione o coloro che hanno lasciato precocemente, quindi il fatto che si sia arenato non solo percorso di istruzione e formazione, ma percorso educativo nel mondo. Percorso educativo in famiglia potrebbe aver avuto invece dei cortocircuiti, per cui noi abbiamo un lavoro innanzitutto di orientamento che, quando andiamo sulla popolazione dei giovanissimi e dei giovani, parla in parallelo ai genitori e facciamo delle azioni su quello. Il dialogo intergenerazionale è importante perché, altra cosa che mi ha sollecitato e che io ho sempre in mente, è che il tema del lavoro è diventato il senso del lavoro. E quindi quando si dice un ragazzo in crisi, due ragazzi in crisi, sono casi individuali, la percentuale si allarga, il fenomeno è storico-sociale, politico, in ogni caso il tema del lavoro va messo in discussione, in dialettica con i ragazzi, perché il tema dei valori, per esempio, è un tema su cui noi andiamo fortemente con i ragazzi,
per recuperare una nuova narrazione del lavoro. Il lavoro, come l'hanno raccontato a noi quando avevamo la loro età, non è la narrazione che regge con loro. Noi tutto sommato, adesso abbiamo età diverse, però se andiamo in una logica autobiografica, cioè pensiamo noi alla loro età, sì, siamo stati inattivi per un periodo, però avevamo una narrazione del lavoro che avevamo fatto molto nostra, che bisognava lavorare, che il lavoro nobilita, che l'utilità sociale, vabbè, ne facciamo tutti i lavori accomunati da una dimensione socioeducativa, quindi abbiamo tutti un sistema di valori implicito simile. Mentre i ragazzi hanno spesso delle necessità diverse. Quando andiamo sui ragazzi NEET, quindi con le azioni che stiamo testando, incordate insieme a enti locali, AFOL è una partecipata di comuni, quindi ovviamente noi abbiamo un lavoro forte per i nostri comuni, insieme anche incordata col terzo settore. Il primo pezzo, appunto, prima di andare sui servizi tecnici, questo è stato già detto e lo confermo, occorre necessariamente fare delle azioni preliminari. Io le chiamo di orientamento perché per me rientrano nel fatto che l'orientamento è una disciplina che ha a che fare con la creazione di competenze che sono competenze trasversali, ma in realtà sono competenze di orientamento personale, che hanno a che fare anche con l'orientamento di senso, che poi diventa l'orientamento rispetto alla propria identità, cosa voglio fare, cosa voglio diventare, cosa mi ispira. Qual è il mio potenziale oggi? Noi ragazzi a volte parliamo di superpoteri, è un modo scherzoso per dire finché non t'ha punto il ragno, tu non sai ancora che hai un potenziale. La puntura è l'esperienza, prima è stato detto, l'esperienza è l'attivazione dentro un contesto che mi dà un feedback positivo, quindi devono essere esperienze comunque curate. E il feedback positivo dal mondo esterno è quello che a volte è mancato ai ragazzi che hanno avuto questa paralisi, questo congelamento in un attimo presente che il sole non deve più tramontare perché tutto deve essere fermo lì, perché il futuro non voglio che arrivi, perché il futuro non ha dei connotati incoraggianti, ma nel momento presente c'è il capitale di potenziale. Quindi facciamo delle azioni che sono dei laboratori di gruppo tendenzialmente. Partiamo dal gruppo, la logica dello sportello, ok, chiarissimo, tra l'altro è testata, quindi non è neanche un'ipotesi di lavoro, è così. Il one-to-one ci sta nella logica del case management, cioè di una presa in carico che abbia una continuità educativa di una figura educante di riferimento che mi fa da trade union, da testimonianza, che faccio un laboratorio, poi faccio una cosa più di orientamento al lavoro dopo, o faccio un'esperienza a bottega di tirocinio. Mi aiuta a tenere il filo del fatto che è un'esperienza di apprendimento innanzitutto di me stesso, di me stessa e poi del contesto, come i PCTO a scuola, cioè bisogna creargli una cornice di senso, non è vai a vedere cosa c'è là fuori, innanzitutto tu stai vedendo tu come reagisci. E questi laboratori iniziali li abbiamo chiamati di attivazione, abbiamo NAFOL Metropolitana una trasversalità sul tema ragazze, sul genere, perché come per i ragazzi col background migratorio alcune convinzioni autolimitanti che arrivano dall'ambiente spesso sono legate a delle narrazioni sulla propria identità e quindi sul fatto che io non posso scegliere, o meglio, se voglio rimanere aderente in risposta a quello che l'ambiente mi chiede, l'ambiente familiare, l'ambiente educativo, io rispondo, non metto neanche in discussione la narrazione. Questo per le ragazze è fortissimo, prima ho sentito parlare appunto di autostima, ma in realtà anche a Milano, adesso diciamo, cioè, abbiamo comunque un grossissimo bacino di ragazze, di donne anche, noi abbiamo diversi servizi, alcuni sono per le adulte, per le donne adulte, che è un'altra cosa, però la fase prima del servizio tecnico è pensata più o meno allo stesso modo, cioè il lavoro sull'identità e sulla narrazione, sono persone depotenziate dal fatto che non si permettono di progettarsi. Non c'è riprogettazione, cioè non c'è il piano B, non c'è un secondo mondo. La stessa cosa delicatissima è che tanti ragazzi, per esempio noi abbiamo ovviamente tantissimi studenti, quindi giovani, nelle nostre scuole, nei nostri centri di formazione, che dal background migratorio hanno a loro volta delle narrazioni.
in alcuni casi sono narrazioni di riscatto sociale, quindi sempre sull'identità stiamo lavorando, quindi sull'orientamento a sé, ma sono anche narrazioni autolimitanti, di proiezioni di un mondo del lavoro che ha fagocitato i loro genitori, i figli, la seconda generazione di genitori magari laureati nel loro paese d'origine, che qua hanno fatto un bilancio di prossimità delle competenze e si sono ricreati una professione diversa, ma magari la laurea non è stata valorizzata. E loro, ovviamente, un figlio, una figlia vede questo tipo di, come dire, negoziazione, questo compromesso che per i ragazzi non è ancora un qualcosa di allenato. Il compromesso è una cosa che impariamo con l'adultità. In realtà la prima fase della relazione col mondo sarebbe la proposta di valore del proprio talento. Il compromesso è un aggiustamento che viene dopo, per quello che non diciamo, lavoriamo anche sull'attitudinale quando abbiamo i ragazzi giovani, che c'è ancora tutto il potenziale. Ma la narrazione autolimitante mi porta a fare appunto un lavoro di riesplorazione di me, dei miei punti forti, dei miei valori, di quello che penso che sia importante o che mi hanno raccontato che deve esserlo, perché sono una ragazza, perché sono... E poi da lì arriviamo a una mappatura, e sapete, l'orientamento è, dice Calvino, le nostre vite sono un inventario di molte vite possibili. L'inventario lo facciamo oggi, con tutte le cose buone che riusciamo a mettere in luce. Questo è empowerante per tutti i ragazzi, l'abbiamo visto funzionare su dei gruppetti, ecco, ovviamente non si fa una classe gigante, sono dei gruppi. La socializzazione restituisce la dignità e la legittimazione a dire: cambio narrazione, mi riapproprio di una narrazione mia e non mi vergogno più dell'essere bloccato, perché ci sono altri che sono bloccati. E non ci chiamiamo NEET, non siamo una categoria. Quindi il gruppo riattiva questa cosa e il primo lavoro termina appunto con un inventario, i punti forti, usiamo la scrittura, ma usiamo anche le immagini, ma usiamo anche dei giochi, deve esserci una dimensione anche un po' corporea o comunque espressiva, perché ragazzi, molti ragazzi che non sono riusciti a stare a scuola non riuscivano a stare nell'assetto frontale, quindi c'è un tema di intelligenze cinestetiche sofferenti, intelligenze però, e quindi serve usare strumenti diversi, ma da lì poi ok, arriviamo alla fase 2, adesso ve lo sto generalizzando, ogni progetto, ogni servizio è diverso, però la fase 2 va sull'orientamento, se volete, più tecnico, ma io non posso arrivare al curriculum, che prima o poi arriviamo a scrivere, magari prima è una mappa costruita in un altro modo, ma se dobbiamo arrivare alla fine ad avere il curriculum ci arriviamo. Ma ci arriviamo alla fine perché abbiamo capito tutta una serie di pezzi precedenti e soprattutto perché il punto di partenza è la ricostruzione dell'autostima, dell'identità, della capacità di progettarsi. Abbiamo visto molto utile, per esempio, usare il coaching di gruppo, perché il coaching, mentre l'orientamento ha questa dimensione molto larga, anche di visione del passato, di riordino, anche un po' introspettiva, gli interessi, i valori, ci sono i testi, i questionari, delle schede, dei giochi, dei disegni, però introspettiva. Il coaching è un allenatore, il coach è un allenatore. E l'allenatore ti dice: oggi questa è la scheda di allenamento, queste sono le cose forti che hai già, queste sono quelle da allenare, facciamo il workout e verifichiamo concretamente che cosa sta succedendo. Ed è una prospettiva molto concreta di accompagnamento. È implicito, che restituisce un senso di efficacia, e va a colmare in qualche modo una ferita educativa, ma come vi dicevo prima, io non ho la risposta sul cosa è successo prima, però vediamo che a volte non lavoriamo neanche sulle soft skills, lavoriamo sulle life skills, lavoriamo su un posizionamento proprio originario, cose che ci aspetteremmo che vengano apprese e sedimentate nell'infanzia. Queste sono persone magari che hanno 20 anni, 21, 22, 25, oppure se sono ragazzi che stiamo riaccompagnando nei nostri percorsi insieme ai nostri CFP, sono ragazzi di 17 anni, ma sembrano più piccoli, sembrano più acerbi. E quindi tutto il lavoro che facciamo è un lavoro che ha a che fare con la dimensione, sì, dell'allenamento, del vedere che funziona, del riconoscersi delle capacità perché hai il feedback di conferma e il tuo investimento può risalire, mentre l'investimento sappiamo che ogni volta che si fa un'esperienza di insuccesso
tende a diminuire. Io ogni volta investo di meno in quello che sto per fare e attendere l'investimento al ribasso si trasforma nell'immobilità, che è quello che dobbiamo evitare. Sono stata in un quarto d'ora, forse sì? Più o meno sì, comunque ci hai detto un sacco di cose interessanti, Laura. Mm. Mi tornano il ragionamento sul potenziale, le narrazioni autolimitanti, l'inventario delle molte vite possibili, è quello, è esattamente quello, il lavoro sul corpo, che secondo me è importante, sì. Per questo per esempio il teatro funziona con questi ragazzi, quindi anche i giochi, le immagini, questa parte qui credo che, come dire, abbia molti elementi comuni, anche questa idea delle schede di allenamento, quindi del coaching, secondo me è potente, e alla fine direi proprio anche il tema che stiamo affrontando in una serie di progetti legati al tema dell'educazione alla scelta. Cioè noi arriviamo a chiedere ai ragazzi improvvisamente, se pensiamo alla terza media o alla quinta superiore, di scegliere senza aver fatto prima tutta una serie di, come dire, forme di allenamento anche alla scelta, quindi è difficilissimo in quel momento esordire in qualcosa di così complesso, quindi secondo me è molto interessante pensare come l'educazione alla scelta potrebbe diventare, entrare dentro la scuola e dentro, diciamo, una parlando che ci deve essere un modulo curricolare, però l'orientamento non è un adulto che ti spiega delle cose, l'orientamento è che tu fai delle esperienze dove impari delle cose, orientamento si articola in competenze orientative da Unione Europea e lì è come se fosse, cioè è la creazione di un'esperienza. Certo, e poi anche il tema che credo tu abbia molto a cuore degli ambienti error friendly, quindi sostanzialmente dei luoghi, delle situazioni dove sia possibile sbagliare senza cadere nella tragedia, nell'ansia, oddio ho fatto la scelta giusta, la scelta sbagliata, che è proprio l'ultima cosa che dobbiamo fare. Importante, credo, dirci questa cosa sugli immaginari, sul linguaggio, sulle parole che usiamo, perché avete capito quanto questa cosa finisce per condizionare anche la motivazione, la volontà, la possibilità di pensarsi altrimenti. Passerei a Cristiana Poggio, perché sono molto curioso. Voi fra l'altro avete lavorato con un sacco di ragazzi e ragazze, stiamo parlando di migliaia di ragazzi e ragazze incontrati nelle vostre diverse, come dire, sedi di lavoro, parlo proprio di Piazza dei Mestieri a Torino, credo all'inizio, poi Catania, poi adesso anche Milano. Ecco, sono molto curioso di sapere come lavorate, no? E che cosa avete appreso dalla vostra esperienza. A te, Cristiana. Grazie. Allora, volevo fare solo un passo indietro, perché quando si parlava all'inizio della pericolosità di definire i NEET, no? Perché sembra quasi una profezia che si autoavvera. Mi è venuto in mente un pezzo che ho recuperato, io mi continuo a considerare una professoressa, nonostante siano 30 anni che non entro in una classe tradizionale, dicevo un pezzo di Pennacchi nel suo diario di scuola, un libro che io continuo a considerare fondamentale per i docenti. Ha qualche anno il libro, ha 15 anni, però mi sembra molto attuale rispetto a quello che stiamo dicendo sui NEET. Dice: a forza di sentirmelo ripetere, mi ero fatto un'immagine piuttosto precisa di questa vita senza futuro. Non che il tempo avrebbe smesso di passare, non che il futuro non esistesse, no, ma io sarei stato identico a quello che ero oggi. Alcuni bambini si convincono molto presto e se non trovano nessuno che li faccia ricredere, siccome non si può vivere senza passione, in mancanza di meglio sviluppano la passione del fallimento. Allora, mi sembra che la definizione complessiva dei NEET che noi incontriamo da moltissimi anni sia proprio questo. Allora, però qui cosa dice Pennacchi? Dice: se non trovano nessuno che li faccia ricredere. Ma questo nessuno chi è? Allora, è chiaro che viene messo in gioco prepotentemente il ruolo di noi adulti. Allora, io credo che le nostre generazioni, uso un plurale perché non abbiamo tutti la stessa età, abbiano una responsabilità pesantissima sui NEET. In quanti talks televisivi noi sentiamo dire: beh, questi ragazzi, chiaro, non avranno futuro, non c'è impresa, non c'è ripresa. Se io sono un giovane, dopo un po' finisco di credere a quella narrazione e non riesco a venirne fuori. Allora, innanzitutto credo che sia decisivo che facciamo un'analisi su noi adulti e che riusciamo a scoprire innanzitutto noi una passione per quello che viviamo, per il lavoro, per come raccontiamo il lavoro ai nostri ragazzi. Se un bambino, un ragazzo vede tutte le sere il suo papà o la sua mamma che arrivano a casa demotivati,
dalla percezione anche valoriale del lavoro, è chiaro che poi vivono quella esperienza e non ne fanno altri. Questo lo dico come introduzione perché il ruolo degli adulti sviluppatori di potenzialità dei ragazzi, perché torniamo su un altro tema, abbiamo parlato di politiche attive. Politiche attive vuol dire attivare qualcuno, vuol dire metterlo in moto, non fare per lui qualcosa, certo, ma attivare innanzitutto lui. E quindi questo ruolo di noi adulti, insieme a quello già stato detto e condivido moltissimo, quello dei peer tutor, peer educator, che noi usiamo moltissimo, quindi ragazzi che hanno vissuto fino a qualche anno fa la stessa situazione e che ne sono usciti. Questi sono fondamentali in tutti i nostri percorsi, in tutte le nostre attività di Piazza dei Mestieri, che sono attività produttive vere e proprie. Abbiamo un maestro, perché ci vuole un adulto all'origine, che insegna passione, competenza, tecnica, ma come secondo è sempre un ex allievo, un ex ragazzo perso, che invece ha perso, tra virgolette, chiaramente, ha ritrovato una strada. Altro aspetto fondamentale che noi abbiamo messo in gioco, oltre il ruolo di noi adulti, che non si scoraggiano mai di fronte ai fallimenti, che sono spesso numerosi, no? Perché questi ragazzi ricadono più volte, è la necessità di avere dei luoghi fisici. I luoghi fisici, mi spiace, già stato detto, non sono degli sportelli. Gli sportelli, per carità, i centri per l'impiego fanno dei lavori straordinari, ma il ragazzo arriva lì e si trova davanti questo vetro, questa formica grigina, azzurri, cioè è stato fatto, sono stati fatti dei tentativi, ma sono insufficienti, perché il luogo accogliente è una cosa un po' diversa, non luoghi tutti uguali, ma anche perché io penso che ciascuno di noi abbia bisogno di trovare il suo luogo, ma luoghi belli, più belli di quello che uno ci si aspetterebbe e di quello che molto spesso i nostri ragazzi sono abituati a vivere. È stato già detto prima la correlazione che chiaramente non è sempre così, ma molto spesso vediamo che i NEET provengono da situazioni economiche, familiari, povere, che sono però non solo povere economicamente, ma povere di stimoli culturali, sociali, da luoghi in cui spesso la bellezza manca. Ma la bellezza è il fattore attivatore straordinario. Io perché decido, io NEET, perché decido di cambiare? Perché voglio diventare come quello chef lì, voglio... Cioè, la bellezza ha un'attrattiva e dà una forza di cambiamento che, a mio avviso, poche altre cose danno. Inteso la bellezza in senso ampio, non intendo lusso, non intendo ficheria, usiamo questa parola, ma intendo una bellezza che corrisponde un po' a quello che tu ti aspetti, no? Vorresti nella vita. Quindi la necessità di luoghi che diventino però snodi educativi. Di cosa ha bisogno un NEET? No, appunto, il NEET non legge sul giornale, stiamo cercando un NEET per assumerli, abbiamo visto politiche di grandissime aziende che non so, venivano da noi, abbiamo bisogno di 5.000 NEET perché vogliamo dare un'opportunità lavorativa e poi non sappiamo trovarli. È chiaro, i NEET non leggono i giornali, ma i NEET hanno bisogno di luoghi attrattivi che passano molto spesso col passaparola. Cioè arrivano, adesso pur dicendo che sono contrario alle definizioni, ma mi perdonerete, uso la parola NEET per sbrigarmi, ma i ragazzi perché tornano, vanno in un luogo e portano dietro il loro amico? Perché loro sono stati accolti, si sono sentiti bene, hanno avuto la possibilità di fare un'esperienza. Dico frasi un po' antiche probabilmente, date anche dalla mia età, ma che noi vediamo essere ancora oggi dei fattori mobilitanti, no? I social, per carità, usiamo tutti, ma il passaparola continua a essere decisivo. Arrivando un po' al tema, all'orientamento, allora io penso che purtroppo in Italia il tema dell'orientamento, nonostante se ne parli da moltissimi anni, non sia mai stato affrontato adeguatamente, perché l'orientamento è un fattore, già stato detto, che però deve essere continuo nella vita. Certo, acquisisce un ruolo fondamentale nei momenti di transizione, ma non può essere attivato solo in quel momento lì.
La scoperta che il ragazzo, veniva detto, può scegliere, e può scegliere dando un giudizio su un'esperienza fatta, quello che hai fatto è bello, è brutto, ha funzionato, non ha funzionato, che è l'espressione di un giudizio rispetto all'esperienza e che quindi genera una possibilità di cambiamento. Questo non mi è piaciuto, non lo faccio più. Quello mi è piaciuto, lo rifaccio, viene sempre più messo in discussione perché i ragazzi faticano a stare, faticano a proprio a giudicare anche le loro esperienze di vita, e allora hanno bisogno di qualcuno non che giudichi per loro, ma che faccia scoprire loro che possono fare questa esperienza. Allora, innanzitutto credo che sia fondamentale, lo dicevo, l'accoglienza, per cui io ti accolgo, dico io, ma dico un luogo, dico una comunità, ti accolgo per come sei, non ti chiedo innanzitutto di cambiare, ma sto in ascolto, capisco che cosa hai da dirmi, che a volte mi possono dire, il ritorno è solo un silenzio, perché abbiamo ragazzi che arrivano lì e stanno in silenzio. E poi non ti chiedo, e questo credo che sia un fattore fondamentale, ma dicevo un luogo perché da subito c'è come un soggetto collettivo che deve fare questa azione di accoglienza, magari non esibito nell'immediato, non è che incontra un ragazzo, l'orientatore, la persona dell'azienda, il formatore, ma si deve sentire che è un'accoglienza di un soggetto fatto di tanti pezzettini. A me non piace moltissimo usare la parola rete, perché trovo che sia stata abusata e molto spesso perde di valore, no? Io uso fare con, ma insomma la sostanza ci capiamo, no? Una rete però che non sia astratta, ma sia costituita da azioni che si fanno insieme per il ragazzo. Dicevo l'accoglienza, e poi noi ci siamo inventati non il bilancio delle competenze, perché c'era già, ma la troviamo particolarmente inefficace su alcune categorie di giovani, ma il bilancio delle risorse. Perché ciascuno di noi ha delle risorse di cui spesso non è consapevole. I nostri ragazzi arrivano, che cosa hai fatto? Niente. Poi scopri che magari hanno tenuto il fratellino piccolo, che hanno messo in atto azioni di responsabilità rispetto a questo fratellino, che dici wow, ma che meraviglia, hai fatto cose che io forse non sarei capace di fare. Hanno rubato dei motorini. Sì, hanno esercitato delle competenze che mi spiace io non ho. Allora, il problema di, non per questo voglio dire, chiaro che non voglio esaltare l'illegalità, no? Ma se noi non utilizziamo tutte le risorse che questi ragazzi hanno, questi talenti, ma noi usiamo molto la parola talenti, mi piace risorsa perché risorsa è qualcosa da tirare fuori dal sottosuolo, da far venire alla luce e poi da lavorare, no? Perché la risorsa grezza non è utile, ma deve essere l'oro deve essere trasformato in lingotte. Lì c'è tutto il lavoro. E poi da lì in avanti cosa deve fare l'orientamento? Innanzitutto bisogna riconoscere che ha una funzione, mi è stato detto e non mi soffermo, una funzione conoscitiva. L'orientamento deve servire per conoscere me e per conoscere la realtà che c'è intorno a me. Me innanzitutto con appunto le mie risorse, le mie competenze non cognitive, no? Per cui i ragazzi ti dicono andavo male a scuola. Sì, ma non sei quello. Tu non sei quello. Non sei solo il tuo non andare bene a scuola, sei qualcos'altro anche. Scopriamo insieme questo qualcos'altro che sei e che poi può tornarci utile anche per andare bene a scuola, perché abbiamo fatto l'esperienza di moltissimi ragazzi che si sono riappassionati allo studio. Secondo, lavoro di gruppo, perché in un gruppo uno si riconosce, e noi buttiamo i nostri ragazzi nei laboratori a fare delle cose, perché nel fare, quindi nell'uso delle mani intelligenti, il ragazzo scopre anche il suo valore. E normalmente, ovviamente, li mettiamo in laboratori semplici. Fare il cioccolato, fare una torta, fare il pane, tu hai il risultato della tua azione in tempi molto brevi. Un'ora, due ore, tre ore, e i ragazzi fanno la scoperta del loro valore, non lo slogan, il famoso slogan dell'orario valgo. Ma è un'esperienza fondamentale per tutti noi, scoprire il nostro valore
diverso oltre quello che ci ha sempre detto che siamo e a cui, alla cui narrazione noi ci siamo adeguati, no? E da lì però parte proprio il punto anche di aggancio del ragazzo e poi di inserimento in percorsi a volte anche brevi, più lunghi, assolutamente destrutturati, perché la personalizzazione è un'altra parola che deve essere riscoperta e che non è sempre facile da attuare, sia per la mancanza di risorse, sia per fattori culturali, per cui la classe fatta di 20 persone vorrebbero che tutte quelle 20 persone fossero trattate diverse, fino all'accompagnamento, all'inserimento lavorativo, e lì è fondamentale la figura del coaching, perché del tutor, ma di una persona che ti sta accanto e che ti fa scoprire anche gli errori che fai. Non sono andata al lavoro perché la mamma non mi ha svegliato. Ok, bene, quindi cosa scopriamo, cosa vogliamo fare e che faccia da interfaccia, appunto, dicevo, snodo educativo anche con l'imprenditore, che mi spiace, l'imprenditore deve fare il suo mestiere da imprenditore, deve avere delle risorse produttive e non può fare beneficenza, o perlomeno può fare beneficenza se lo decide. Ma lì sta anche il talento degli orientatori, dei tutor e delle varie figure coinvolte, perché devono far scoprire all'imprenditore che senza quelle risorse, su cui lui deve avere anche una responsabilità formativa, non riesce ad andare avanti, perché infatti siamo pieni di aziende, è stato anche detto, che non trovano persone. Io potrei andare avanti moltissimo, ma dico solo un'ultima cosa. Più alla politica, mi permetto di dire, ai funzionari. La fatica che si fa a fare questo tipo di lavoro è che ci sono risorse frammentate. Siamo tutti costretti a prendere pezzettini nei vari progetti, Garanzia Giovani, a fronte di risorse che sono state ingenti e che saranno ingenti, ma bisogna ridare un po' fiducia agli operatori e a percorsi che di volta in volta costruiscono, piuttosto che obbligarci a mettere insieme pezzettini per arrivare a un risultato. Lo dico perché credo che al di là della poesia di ciò che facciamo e anche delle storie di successo che potremmo raccontare, poi la fatica sia di questo tipo e sia da affrontare, perché altrimenti non viene voglia di fare modelli replicabili. Grazie. Grazie Cristiana, un sacco di appunti sul tema del linguaggio, dei maestri, il peer tutoring, il tema dei luoghi, della bellezza, dell'accoglienza, ancora il tema dell'orientamento che dura tutta la vita, quindi credo che questo sia importante, così come c'è l'educazione alla scelta che andrebbe, su cui bisognerebbe lavorare davvero a lungo. Torno a Laura con un tema che è venuto fuori un po' dalle domande, che è un po' anche dalle questioni che ho posto all'inizio, cioè se questo è una questione strutturale, non è che dobbiamo lavorare solo con i ragazzi e ragazze. Allora mi chiedo, cos'è che fate voi o tu ritieni si possa fare dal lato del mercato del lavoro, cioè dal lato di chi dovrebbe accogliere, di chi dovrebbe vedere ciò che noi riusciamo a vedere o riusciamo a valorizzare nei ragazzi e ragazze dopo il nostro lavoro con i gruppi, come dire, l'uscita dal ricatto di una narrazione autolimitante e quant'altro. Com'è che lavorate dal lato di chi dovrebbe poi davvero aprire la strada o accompagnare nel lavoro e nell'impiego vero e proprio? E allora, AFOL ha tante aree operative differenti. Le diverse aree che si occupano della relazione diretta con le aziende, quindi che fanno un lavoro proprio di intercettazione, di dialogo, hanno il compito anche di sensibilizzare rispetto ai due macro target che adesso per noi sono fondamentali, cioè donne e giovani. Il tema delle donne in particolare ci ha visto lavorare tanto con delle associazioni di categoria su dei progetti di orientamento nelle scuole, dove hanno portato delle figure di testimonial, perché giustamente, come dice la dottoressa Poggio, bisogna anche sognare, bisogna dargli qualcosa a cui ispirarsi, che sia un modello motivazionale, cioè che c'è un'adultità bella, non c'è soltanto la difficoltà, ecco. Sul tema giovani, noi abbiamo ovviamente delle unità nostre che lavorano in stretto contatto con i piani di zona, con gli assistenti sociali e con le aziende sensibilizzate rispetto agli inserimenti
e alle, alle persone più fragili e che hanno, come le aziende poi ovviamente che lavorano con la, la nostra formazione professionale, quindi con tutti i nostri centri di formazione, hanno un dialogo aperto con noi rispetto al fatto che le azioni, le attività in esperienza che i ragazzi fanno da loro abbiano una portata anche educativa, un'attenzione anche alla, alle tipologie dei ragazzi, e, una intenzionalità, mi viene da dire, anche formativa, che noi sappiamo che si parla di capacità formativa, di intenzionalità formativa, ma giustamente come è stato detto, molte volte l'impresa deve fare l'impresa e l'azienda molte volte deve fare l'azienda, quindi noi siamo una figura di mediazione, in realtà di linguaggi, ci troviamo a fare un lavoro di, ma non solo di intermediazione lavorativa, quello è anche un lavoro tecnico, è un lavoro che si è sempre fatto, ma un lavoro di mediazione rispetto a, a dei linguaggi e alla, alla prospettiva di ragazzi che non sono, scusate la banalità, non sono i ragazzi di una volta. Quindi se tu mi chiedi, come anche a noi accade, al servizio di incontro domanda offerta di lavoro, dei ragazzi pronti per lavorare in campo, non lo so, ristorazione o retail, noi abbiamo ovviamente i ragazzi della nostra formazione professionale che sono pronti ma hanno portato avanti un percorso formativo, quindi non sono, in senso lato, non sono NEET di nessuna categoria, sono persone che hanno tenuto all'interno di un contesto formale, sono arrivati. Noi li presentiamo anche invece i ragazzi che arrivano dalle nostre reti accordate con su progetti, su terzo settore, eccetera, oltre che ovviamente i ragazzi che arrivano ai centri impiego, però anche lì non sono ragazzi NEET, o meglio, è quella categoria che, però sulle categorie abbiamo, ci siamo già espressi, quella categoria che viene chiamata transition NEET, che sono delle persone che entrano e escono da contratti, ma non sono gli inattivi con la fragilità di cui stiamo parlando oggi. Se io presento alle aziende invece i ragazzi che ci arrivano dai progetti speciali, da questi progetti di rete, lì ci deve essere un'attenzione particolare anche a, a creare delle, delle occasioni che abbiano un margine di protezione. Comunque all'interno di un progetto di recupero di un ragazzo inattivo, mettiamo che sia appunto un over 20, come tipicamente ci accade, la fase di accompagnamento precedente prevede anche una serie di dialoghi con diverse realtà, più facilmente sono realtà medio-piccole, che abbiano delle caratteristiche per cui l'esperienza non diventa impattante. Noi li accompagniamo, ci sono tutti gli step appunto che ci siamo detti, però il momento del confronto col mondo dei grandi, col mondo degli adulti, è un momento che deve essere preparato per questo tipo di ragazzi. Perché il dialogo con le aziende sul tema giovani è parallelo ed è un dialogo per noi istituzionale, ma ragazzi inattivi con questo, questi vari tipi di caratteristiche sono un qualcosa, sono una popolazione diversa, nel senso certo. Che... Grazie Laura. Faccio una domanda anche a Cristiana, poi dopo avremo un momento, come ci diceva prima Lorenzo, appunto in cui torniamo tutti insieme, magari raffrontiamo alcune delle questioni che sono sorte nelle domande e risposte che arrivano dal pubblico. Cristiana, anche a te chiedo un po' questo tema, diciamo, del lato del mondo del lavoro, delle imprese, degli imprenditori, perché diciamolo anche molto onestamente, una parte del problema è che quando i ragazzi, non dico in it, ma in generale i ragazzi giovani si affacciano al mercato del lavoro, beh, insomma, ci sono un sacco di lavori in nero non pagati, equivoci e situazioni molto grigie e non pulite dal punto di vista delle relazioni contrattuali, quindi non è proprio il luogo più accogliente, più bello e più rispettoso, almeno in alcune situazioni, e direi soprattutto per i giovani e le giovani, insomma. Quindi dal punto di vista anche della possibilità che loro hanno di affacciarsi a un mondo, al di là delle insicurezze e della sfiducia personale, di là non hanno spesso di fronte una situazione ottimale. Quindi io credo che voi porrete molta attenzione a quali tipi di situazioni, contesti, ambienti di lavoro possono essere in grado di valorizzare e avere le attenzioni che servono, un po' come prima ci diceva Laura. Allora ti chiedo proprio questo: dov'è che i ragazzi e ragazze con cui voi lavorate riescono più facilmente e con maggiori chance a entrare? Una dimensione
è una questione di dimensione aziendale, è una questione di valorizzazione dell'aspetto artigianale, è una dove si possono usare le mani e quindi magari su un piano che non è quello cognitivo della scuola della formazione su cui magari hanno fatto fatica, è una questione delle persone stesse, cioè quanto a volte certi imprenditori si prendono a cuore, no? I giovani e hanno proprio un rapporto affettivo, quindi di attenzione e sensibilità personale. Quali sono gli elementi che voi considerate che nella tua esperienza funzionano di più per offrire davvero qualcosa che abbia successo in quel percorso che voi avete fino a quel momento accompagnato? Ovviamente scartiamo le esperienze troppo brutte, chiaro, tutti noi abbiamo incontrato imprenditori che fanno cose magari non corrette, eh? Quelli li lasciamo da parte. Allora, io credo che anche come per i ragazzi, come prima parlando di NEET, non possiamo arrivare a una categorizzazione, è meglio il grande, il piccolo, il nord e il sud, ma anche qui entrano in gioco uno le persone e due fare un match adeguato tra ragazzo e impresa. Tutti i ragazzi sono diversi, tutte le imprese sono diverse. L'abilità di quelli che fanno il nostro lavoro, sono non solo orientatori ma esperti del mondo del lavoro, la loro abilità sta proprio nel mettere il ragazzo nel posto giusto. Questo credo che sia decisivo. L'esperienza aiuta a fare questo, a volte si fanno anche degli errori. Il ragazzo in cucina, non tutti sono destinati a diventare chef straordinari, ma c'è anche il ragazzo che si trova molto meglio su tecniche ripetitive in una mensa. I due lavori hanno esattamente lo stesso valore, il valore di mettere in gioco la persona in modalità diverse. Allora, su questo credo che ci sia ancora una debolezza complessiva in Italia, certamente poi il Sud sconta debolezze storiche, già stato detto le donne, trovare posto di lavoro a una ragazza al sud è difficilissimo, non perché le aziende non lo vogliono, ma perché molto spesso le famiglie d'origine non le lasciano andare più lontane da 100 metri da casa, quindi vediamo ripetersi storie di ragazze che a 17 anni decidono di rimanere in città perché non riescono ad andare a lavorare e per allontanarsi dalla famiglia. Ma questo è un fattore culturale complicato veramente da affrontare e lì non si può, credo, far altro che far vedere che è possibile una vita diversa, no? Io ho visto tantissime esperienze al sud dove sembrano piccole gocce, ma non so, parlando con una persona di Librino, uno dei quartieri più malfamati di Catania, noi abbiamo la sede lì vicino, gli è stato chiesto: ma cosa è cambiato in questi 10 anni a Librino? E lui dice: niente, ma tantissimo, perché è arrivata Piazza dei Mestieri, non perché abbiamo rivoluzionato tutto, ma perché abbiamo detto è possibile, no? Per cui lasciamo perdere questi casi, ma mettere la persona giusta nel posto giusto credo sia decisivo. Io ho conosciuto moltissimi imprenditori che hanno visto con piacere l'inserimento di ragazzi anche difficili. Che cosa chiede l'imprenditore? Chiede di essere coinvolto, chiede che questa alleanza di cui abbiamo parlato prima, tra formazione, tra scuola e lavoro, lo tenga dentro, sia un'alleanza vera. E quindi a lui venga chiesto: ma come lo vuole il ragazzo formato? Una volta magari ci dicevano competenze, descrivevano competenze, adesso descrivono abilità cognitive, per cui ci dicono: deve arrivare puntuale, deve fare un lavoro, deve lavorare bene col gruppo. E noi, e come formazione, dobbiamo adeguarci a questo, dobbiamo ascoltare veramente l'imprenditore. Quindi un ascolto del ragazzo e un ascolto dell'imprenditore, perché ciascuno trovi il suo posto, non il posto perfetto, ma quello che è fatto per lui. Poi molte cose nei ragazzi sono da correggere, francamente, perché è chiaro che i ragazzi non sono più quelli di una volta, questo è evidente, ma io credo che sia fondamentale per noi ascoltare, capire. In un momento in cui sono piena di domande, incontro i ragazzi e faccio solo domande, anche per capire perché alcuni mestieri non funzionano più. Bisogna avere il coraggio di ripensare, ma ripensarlo insieme. Grazie, grazie mille. Ma proprio per curiosità, i mestieri su cui voi lavorate,
quindi la piazza dei mestieri, quindi mi sembra anche molto interessante questa idea di collezionare una serie di opportunità diverse in parallelo per forse transitare anche da più tentativi, no? Un ambiente aerofriendly è anche un ambiente che consente scelte reversibili, quindi la possibilità di misurarsi con ciò che ti somiglia di più o di meno. Dico sempre che scoprire ciò che non è per te è altrettanto importante di quanto scoprire ciò che in cui ti trovi bene. Ecco, quali sono i mestieri che avete messo in scena nella vostra piazza, adesso per usare questa immagine? Sì, siamo partiti dai mestieri tradizionali, anche mestieri proprio del territorio, quindi abbiamo tutta la parte ristorativa, dove abbiamo camerieri, sala bar, cucina e panetteria, pasticceria, cioccolateria, perché a Torino non si può non fare cioccolato. E poi abbiamo aggiunto il birrificio, perché Torino produceva più birra di Monaco di Baviera nell'Ottocento, ci piaceva ridare vita a questa tradizione. Poi c'è tutto il settore della bellezza e del benessere, quindi acconciatura estetica. Il settore della tipografia, continuo a chiamarla in modo antico, comunque la parte informatica e digitale, e questa è una sfida per i ragazzi giovani, perché al di là di quello che si dice nativi digitali, io penso che questa sia una definizione non corretta, perché non è così vero che i giovani sono nativi digitali. Dipende dalla situazione in cui sono nati. Se nessuno a casa ha un computer, il tuo unico digitale è questo, e lo usi per TikTok, ma non sei nativo digitale. Quindi tutte le esperienze di coding che accompagnano tutte le nostre esperienze, dove sostanzialmente nel coding ti insegno ad avere una logica. E poi abbiamo invece, soprattutto al sud, la parte più termoidraulica, riparazione d'auto, ma l'abbiamo lasciata al sud perché da noi esempio termoidraulica facciamo fatica, no? Che lì dobbiamo mettere insieme il desiderio dei ragazzi con quello delle imprese. I ragazzi possono transitare da un percorso all'altro, ma meglio è fare prima l'orientamento fatto bene, dove ti metti in laboratorio e scopri cosa ti piace, perché non dimentichiamo che ogni frattura di un percorso scolastico formativo ha un peso nel ragazzo, lo vive un po' come fallimento. Poi possiamo dire, è vero quello che dici tu, sono d'accordo, scoprire cosa non mi piace, ma se lo scopro prima di iniziare un percorso e non interrompo il percorso, mi faccio meno male e un po' meglio. È meglio, una ferita in meno, diciamo così. Una ferita in meno, ok. Credo che siamo pronti, è mezzogiorno, credo che siamo pronti per tornare in plenaria o scambiarci forse con Anna Teselli e Elena Marta, non so se ci sono delle, come dire, degli agganci trasversali. Do la parola a te, Lorenzo. Sì, eccoci. Sì, abbiamo assistito in oscurità alla vostra interessantissima tavola rotonda, e appunto chiedo poi adesso a Elena Marta, Anna Teselli di raggiungerci. E in realtà appunto noi abbiamo ricevuto diverse domande dal pubblico, però lascerei prima a Elena e ad Anna la possibilità di commentare, integrare, aggiungere delle riflessioni che hanno ascoltato liberamente, appunto. Quindi Elena o Anna, chi di voi vuole iniziare, e poi invece avremo delle domande indirizzate dal pubblico. Anna, vado io? Vuoi andare tu? Come preferisci? Vado io. Allora, ma io ringrazio per tutti gli stimoli e condivido assolutamente. Parto da questa considerazione che penso tenga insieme tutto. Effettivamente questo tema è un tema di sistema. Non è che ci sono solo dei ragazzi NEET. Ci sono dei ragazzi NEET, ci sono delle famiglie in difficoltà, ci sono delle politiche che funzionano e non funzionano. Si tratta di riflettere anche, come si diceva prima, su quello che è diventato oggi il senso del lavoro, e quindi credo che sicuramente questo tema implichi un lavoro con gli adulti, in primis con le famiglie, con tutti coloro che hanno una funzione anche educativa per aiutarli a leggere il fenomeno e a far fronte al fenomeno. E credo che sia importante anche davvero tenere dentro tutte le parti del sistema, no? Ascoltandovi soprattutto quest'ultima parte degli imprenditori, volevo solo condividere, stiamo realizzando un lavoro con UCID Milano e in parte anche Monza,
quindi con degli imprenditori, proprio per capire che cosa vuol dire per i ragazzi. Il costrutto che abbiamo messo a tema è quello dell'autoimprenditorialità, che non vuol dire fare start-up, ma vuol dire sentirsi capaci di fare delle cose, mettendo a confronto un po' le percezioni che hanno i ragazzi e quello che in qualche modo pensano anche gli imprenditori, perché effettivamente in questa partita non possiamo esserci solo operatori, la politica, il terzo settore, ma è importante anche costruire un nuovo modo di intendere il lavoro, di intendere il dialogo intergenerazionale con chi poi il lavoro lo può offrire concretamente. Quindi ecco, volevo solo condividere questo dato, non ho ancora dei risultati definitivi, ma sicuramente poi se lo vorrete potremmo condividere e ragionare insieme. Sì, veramente un flash. Innanzitutto grazie, perché questo tema del lavoro delle imprese non è uscito dalla CGIL, quindi sono contenta di aver fatto un po' meno la CGIL, ma e ovviamente per noi è assolutamente centrale. Stefano parlava di lavoro nero, di lavoro sommerso, di lavoro precario, di offerte, cioè non potrei fare una lista infinita, diciamo, e credo che il concetto che diceva la professoressa Marta, che un po' è stato secondo me il cardine di riflessione della seconda tavola rotonda, è proprio il sistema che tiene dentro gli adulti, dove ovviamente non può rimanere fuori il pezzo imprese, luoghi di lavoro, mi sentirei di dire in senso lato, e quindi no, molto importante appunto non affrontare il tema diritto non solo come una dimensione soggettiva, ma come una dimensione di sistema, dove gli adulti a diverso titolo hanno un ruolo da protagonista in questa vicenda. Quindi grazie di tutti gli spunti, veramente. E Lorenzo, mi permetto di aggiungere una cosa, proprio nella logica di sistema, credo che fra i soggetti di cui abbiamo più bisogno per capire come cambiare il sistema ci sono proprio loro, i ragazzi e ragazze, NEET o non NEET, proprio per capire che cosa non ha funzionato o non sta funzionando nel mondo che loro hanno di fronte, che evidentemente non li sta accogliendo, almeno alcuni, nel modo in cui potersi sentire valorizzati, che credo sia un diritto che tutti dovrebbero avere, no? Poter esprimere la parte migliore di sé, l'abbiamo detto in tanti modi. E qui ti metto una cosa, ci metto in questo sistema, in questo punti del sistema, ci sta, e io credo molto anche la scuola, da cui a volte i ragazzi escono un po' con le ossa rotte, diciamo, escono tanto, nel senso che abbiamo un tasso di dispersione un po' tanto alto, e escono anche appunto con le ossa rotte. Allora qui mi permetto di dire che se voi guardate sul sito di Codici la newsletter appena vista, troverete Quando avremo rivoluzionato la scuola, che è una collezione di affermazioni, di frasi, di pensieri che abbiamo raccolto proprio con ragazze e ragazze intorno a cosa significa cambiare la scuola dal loro punto di vista, per poterne uscire un po' meglio, per potersi sentire almeno alcuni più valorizzati di quanto non gli sia capitato fino ad ora. A te la parola, Lorenzo. Grazie, no, io comincio con una domanda da Jessica, in realtà io pongo a Anna, tirando dentro la CGIL con questa domanda, perché la domanda è molto simile a una domanda, benché sia vada a toccare anche delle questioni più complesse, alla domanda che Stefano ha posto a Cristiana, l'ultima domanda che le ha posto. E la domanda di Jessica è come creare un percorso certo con per chi si immette nel mondo del lavoro evitando lo scoraggiamento. Jessica fa riferimento a eventuali soglie di protezione sotto le quali non si può scendere, che il mercato di lavoro alcuni settori possono dare, ad esempio parla della specializzazione nell'ambito dei medici, che garantisce comunque una soglia di protezione degna, al confronto con altri tirocini o opportunità di inserimento lavorativo sottopagate o addirittura non pagate. Ecco, le pongo questa domanda per capire se esistono dei modelli di riferimento che in qualche modo è possibile cominciare a guardare, o se invece ci sono delle sperimentazioni in alcuni ambiti professionali che possono essere più utili da guardare per rispondere appunto alla domanda di Jessica. È una domanda complessa, nel senso non esiste un unico come. Allora, parto da noi, dalle organizzazioni sindacali, visto che è stata una domanda. Allora, innanzitutto anche
mi sento di essere coinvolta nel mondo degli adulti, del sistema, no, che deve dare opportunità e risposte. Beh, innanzitutto c'è anche una trasformazione delle organizzazioni sindacali su cui riflettere, nel senso che noi storicamente abbiamo difeso, come posso dire, un mondo di tutelati, di persone che avevano un certo tipo di contratto, che è un contratto a tempo indeterminato, stabile, in un luogo di lavoro che è sempre quello, che non esiste più di fatto nella storia della vita professionale dei giovani. Quindi c'è anche un tema di come tu ti fai carico di rappresentare dei lavoratori che hanno delle storie professionali molto diverse da quelle che storicamente anche le organizzazioni sindacali hanno rappresentato. E questo è un tema di rappresentanza importante che noi stiamo cercando di affrontare in diversi punti. Faccio un esempio, noi ci stiamo candidando, ho parlato prima con Stessa Matta di un loro progetto, anche noi come CGL ci stiamo candidando su una chiamata della Commissione Europea su un progetto proprio rivolto ai giovani e su come cambiano i criteri di rappresentanza delle organizzazioni sindacali appunto rivolte ai giovani in alcune città, nei luoghi urbani, nelle città di medie dimensioni, perché questo è un tema di apprendimento che riguarda anche noi. Dopodiché, in termini di modelli, noi sappiamo che esistono i contratti collettivi nazionali che identificano dei paletti, no? Che sono dei paletti di tutela. Esiste tutto un tema di dibattito che riguarda il salario minimo garantito, è un tema che riguarda l'Europa, in Europa esistono già delle leggi nazionali su questo, in Italia ancora no. Quindi esistono dei paletti, ma credo che il tema forte in questo momento sia anche che cosa noi rivendichiamo nei contratti, e penso che un tema su cui la CGL sta facendo una battaglia è il tema della formazione lungo tutto l'arco della vita, cioè uno dei punti su cui noi possiamo garantire un lavoratore è garantirgli che lui per tutto il tempo della sua vita, da quando nasce, lo dico perché diciamo io sono stata per un periodo in CGL e ho seguito tutta la partita del sistema 06 e noi abbiamo fatto una battaglia sul sistema 06 dalla nascita, cioè il tema degli irresponsabili, dei dispersi, di quelli che ci perdiamo, come diceva Stefano, lo affronti a 0 anni, non lo affronti a 15 anni, quindi da quando nasci lungo tutto l'arco della vita, ma veramente, cioè deve essere un tema che deve entrare anche nella contrattazione, nei luoghi di lavoro, cioè il fondo nuove competenze, faccio questo esempio perché è una domanda che il fondo nuove competenze, che è uno strumento che si legge sugli accordi sindacali e che è finanziato dal PNRR, è uno strumento che mette in campo le parti sociali per accordarsi su una formazione che viene pagata e che deve servire all'impresa e al lavoratore. Anche qui ci deve essere una crescita di responsabilità da parte delle imprese, ma anche da parte delle organizzazioni sindacali per stipulare questi accordi. Ecco, io credo che uno dei paletti, non l'unico, ma uno dei paletti è trasformare la nostra contrattazione anche incorporando finalmente il tema della formazione lungo tutto l'arco della vita come uno dei punti strategici di contrattazione nei luoghi di lavoro, a livello ovviamente anche territoriale e a livello anche di contratto collettivo nazionale. Grazie, grazie Anna. Rispetto, come dire, ci sono diverse domande anche sul, come dire, chiedere, e su questo magari possiamo provare a raccogliere eventualmente anche nel corso dei prossimi mesi, quindi è un invito che rivolgo anche a voi relatrici, inviti di racconto di progetti che molte di voi, guardo Anna, Cristiana, Laura soprattutto, ma anche Elena rispetto alla sua conoscenza in ambito nazionale, progetti in aree interne. Noi bene o male proveniamo oggi quasi tutti da città metropolitane, da medio grandi città, eccetera. Però appunto ci sono diverse domande su metodologie applicate in aree interne, in aree rurali, eccetera. Quindi potremmo appunto attraverso le comunicazioni che poi faranno seguito al programma di interventi che proporremo nei prossimi mesi anche provare a raccogliere, fare anche una sorta di lista di progettualità interessanti che anche voi ci aiutate a trovare in aree di questo tipo. Invece ho una domanda da parte di Cristina e la rivolgo a Elena Marta e la leggo testualmente. Cristina dice: se fatto riferimento alle famiglie dei NEET come famiglie che hanno difficoltà di indirizzare i figli verso percorsi di autonomia oppure come famiglie con elevato tasso di controllo. Mi domandavo se non fosse limitante questa lettura duale
e stigmatizzante nei confronti delle famiglie, tanto quanto lo è per i NEET la definizione dell'acronimo. Quindi ci sono moltissime domande, richieste di spunti su appunto le definizioni, gli acronimi, ma anche le semplificazioni. Lascio appunto a Elena rispondere a questa domanda. Grazie Lorenzo. Allora, se posso, torno un attimo su quello che dicevi prima, i progetti nelle aree interne, perché per chi lo desidera ci sono una serie di documenti in chiaro su questo sito della Coast Action dei giovani rurali in cui siamo coinvolti. È Coast Action Rural Needs, il coordinatore è Francisco Scimoes di Lisbona e ci siamo anche noi come partner italiano. C'è tantissima documentazione che è scaricabile assolutamente gratuitamente proprio su progetti realizzati sia in Italia sia in altri paesi europei nelle cosiddette aree interne e aree rurali. Quindi per chi lo desidera può accedere a questa base dati. Ecco, mi spiace se ho dato l'idea di voler stigmatizzare la famiglia. È ovvio che parlando di caratteristiche delle famiglie devi dire quali sono gli aspetti salienti, no? Però io credo che così come non debbano essere stigmatizzati i NEET, non devono essere stigmatizzate neanche le famiglie, no? Come dicevo prima, noi dobbiamo capire quali sono alcuni processi di funzionamento di queste famiglie, non per colpevolizzare gli uni o gli altri, questo non ci porta da nessuna parte, ma per capire quali sono gli elementi rispetto ai quali noi possiamo aiutare invece le famiglie che sono più in difficoltà su alcuni aspetti educativi a sostenere, per esempio, l'autonomia. È un dato che emerge a tutte le ricerche, questa difficoltà delle famiglie nel promuovere l'autonomia, no? A me piace sempre fare riferimento al concetto di generatività sociale. Prendersi cura, generatività nelle famiglie, nel contesto sociale, prendersi cura di tutto ciò che è stato generato per amore, necessità o per caso, che vuol dire generare, curare, lasciare andare. Ecco, il lasciare andare è faticoso per tutte le famiglie, soprattutto magari per alcune famiglie che hanno anche poche risorse, non tanto economiche, ma proprio educative, no? Quindi lungi da me voler stigmatizzare, ma individuare quali sono gli aspetti su cui possiamo sostenere invece le famiglie per offrire anche a loro, oltre ai ragazzi, un intervento che renda la loro vita degna di essere vissuta per loro e per i ragazzi, credo invece che sia importante. Grazie. Grazie Elena. Una domanda invece molto pratica a Cristiana da parte di Roberta, che è una docente di orientamento in una scuola e sarebbe molto interessata a visitare la Piazza dei Mestieri con le sue classi. Chiede come venire, come stare a trovarvi e con che modalità ci si può mettere in contatto con voi. Sì, è assolutamente possibile. Facciamo percorsi con le scuole, tra l'altro facciamo anche percorsi lunghi, perché il tema anche che è venuto fuori prima, la necessità anche di formare anche i docenti della scuola, che molto spesso quelli delle scuole medie sono impreparati, ma anche quelli delle superiori ad accompagnare i ragazzi. Facciamo percorsi con moltissime scuole, facciamo formazione con i docenti. È possibile venire con le classi, dipende se uno Torino, Milano. Io direi che se mi scrivono è facile, la mia mail poggio@piazzadeimestieri.it e quindi ci si può accordare anche per fare pratica a quei ragazzi. Quindi molto spesso le classi vengono e sono inseriti in laboratori e possono fare delle esperienze, perché capisco che avere a disposizione i laboratori è un valore aggiunto e permette di risparmiare molta fatica, insomma, le scuole molto spesso fanno più fatica, ecco. Quindi posso, visto che ho la parola, mi permetto ancora di dire una cosa rispetto a una domanda di prima, no? Quella che è stata fatta da Anna sul percorso certo. Allora, io credo che la sfida per i nostri giovani sia proprio quello di non avere un percorso certo, e noi adulti li dobbiamo sorreggere e buttare questi. Io penso che la vita sia un'avventura, e l'avventura per definizione non è certa, perché non sappiamo che cosa ci accadrà domani. È anche l'aspetto stimolante. Questa, la formazione durante tutto l'arco della vita, credo che risponda bene a questa avventura, perché prendo del materiale che mi aiuta a correre, ma facciamo uscire un po' i giovani da questo bisogno di certezza, no? Che forse per le nostre generazioni era più facile, ma proviamo a scoprire che cosa ci riserva. Ovviamente
tutelando, per cui è chiaro che i tirocini devono essere retribuiti, che l'alternanza scuola-lavoro è qualcosa che funziona, e se ci sono stati dei morti perché manca la sicurezza sul lavoro e non perché magari lo strumento è sbagliato, per quanto vada ritoccato, però buttiamoli un po' nel mondo, scusate, ma mi sono permessa. Grazie Cristiana, e terminiamo con due domande molto, molto ampie, molto aperte, ma veramente fondamentali, crediamo, per chiudere questa bella mattinata passata insieme. E non ho una persona a cui chiederlo, quindi vi chiedo un giro ordinato di parola. Allora, diciamo che c'è una questione molto legata allo scostamento che esiste nella percezione di questa persona adulta rispetto ai sogni e ai desideri delle persone in adolescenza, e anche c'è una preoccupazione di non comprendere lo spazio-tempo che sognano e che desiderano. Ma la domanda specifica è: alla luce di questo scostamento, in cui io non riesco a interpretare appunto un immaginario, io della persona che parla, si chiede come si può intervenire per creare domanda e aiutarli a chiedere supporto. Io aggiungo questa cosa che è interessante rispetto al tema del dialogo intergenerazionale, di cui forse si parlava nella seconda tavola rotonda, forse era Laura Ferrari, ma sicuramente anche poi Cristiana e Stefano ne hanno parlato. Quindi lancio questa prima delle due domande finali e poi l'ultima. Si candida. Allora, io ci provo. Lo butto lì. Credo che ci sia molta differenza tra sogno e desiderio, perché di un sogno noi vediamo molto spesso la possibile realizzazione. Il desiderio invece è qualcosa che ci mette in moto. Se io ho desiderio di acquistare il pane, mi alzo e vado a acquistare il pane. Cioè, il desiderio è qualcosa di mobilitante, su cui è più facile anche lavorare con i ragazzi, perché si può vedere l'immediata realizzazione. E quindi noi è uno strumento che usiamo, perché se uno non desidera cambiare la sua vita, trovare lavoro, poi non si mette veramente in moto, ma buttata. Posso anch'io? Sì, infatti sono perfettamente d'accordo con dottoressa Poggio. Il desiderio è etimologicamente quello che viene dalle stelle, desidera. Quando facciamo l'orientamento, in particolare l'orientamento attitudinale, quindi il bilancio del potenziale e dei superpoteri, diciamo, i punti forti che sono emersi nei contesti informali, quindi nella vita privata, noi facciamo sempre l'esempio che non è nostro. Io ho lavorato a Milano con Dell'Oro, cioè viene da una storia, no, dell'orientamento di zona, della stella polare. E diciamo, la stella polare piccola, pallida, che a Milano con tanto inquinamento luminoso non vedi, non ha la caratteristica di essere brillante, perché a volte io chiedo orientarsi in mare aperto, di notte, con la burrasca, se non hai la bussola, lo strumento elettronico, ti richiede di identificare la stella polare. Perché i ragazzi dicono, anche i genitori, perché è brillante? No, è come l'orientamento al sé, che non è il sogno, perché il sogno ha per sua natura un qualcosa di sentimentaloide e fumoso, cioè rischia di essere una cosa che non ha un'intenzionalità trasformabile in azione. La stella polare non è luminosa, ma è fissa. Cioè, nel nostro emisfero, tutto quanto attorno a noi può ruotare, cambia il mercato del lavoro, cambio zona, cambio municipio, la mia famiglia, succedono cose varie, vado in crisi. Nel mare aperto, che non posso controllare, la stella polare mi indica un nord affidabile, che vuol dire che sulla stella non ci posso arrivare, quindi non è una direzione precisa, puntuale, quindi non è detto che sia voglio fare quel lavoro lì, perché che io abbia una persona col potenziale di finire la scuola superiore, di fare l'FP, di fare gli FTS, l'ITS, o di fare
quindi non sappiamo ancora qual è il suo potenziale di investimento, ma la direzione non è il job, non è il lavoro obiettivo, è la macro direzione rispetto a quello che io ho come campo attitudinale, come campo motivazionale. Quindi vuol dire che se io seguo quella macro direzione, io non sbaglio completamente. Aggiusterò la rotta perché cambierò molti lavori, perché ci sono ancora tante altre fasi di ridefinizione di sé. Quindi nella, come dire, la differenza è proprio che, se riprendiamo la metafora dell'orientamento, come orientarsi in mare aperto con le stelle, il desiderio è la cosa che viene dalle stelle, quindi perfetto e preciso. Il sogno può essere l'ispirazione, può essere una cosa che usiamo proprio all'inizio di quella fase pre-aula, pre-servizio tecnico, quei laboratori legati più alla ricostruzione della progettualità, dove ci dobbiamo mettere anche un po' di immaginazione, perché il carburante è anche di pancia, soprattutto se siamo molto giovani, ma in realtà sempre. Quindi il sogno come ispirazione, però il desiderio sì, è qualcosa che mi dà molto concretamente un qualcosa di direzione. E questo è un lavoro che con insegnanti e con i genitori, facendo le azioni, vi dicevo appunto, con la comunità educante adulta, la cosa della stella polare la continuiamo a ripetere, anche perché un dato di fatto è che occorre distinguere ciò che è mio potere da ciò che non lo è, che è una questione anche di igiene delle decisioni e delle scelte. Lorenzo, se posso aggiungere una cosa dalla nostra esperienza di Codici proprio su questo tema, abbiamo visto dai lavori, dai tanti progetti che abbiamo seguito, la potenza degli incontri su questa voce. Cioè, se tu trovi qualcuno che è veramente quella cosa che tu hai in mente, che magari è ancora un po' distante da te, ciò che desideri magari diventare, e lo incontri, ci parli e capisci che è possibile, cioè incarna qualcosa che tu stai immaginando, no? Ecco, la potenza di un incontro con i ragazzi è straordinaria nel accorciare l'orizzonte che altrimenti può essere lontano, perché sappiamo che la gittata dei ragazzi spesso è corta, cioè non riesce ad arrivare troppo in là, ma incontrare, parlare con qualcuno che fa quella cosa lì, che è quella cosa lì, credo sia uno dei regali più potenti che possiamo offrire a chi fa fatica a immaginarsi e a credere che sia possibile quella strada. Grazie, grazie per le risposte e grazie anche per le domande, perché io ne abbiamo selezionate 4, 5, ma ce ne sono tantissime, molto profonde, molto interessanti. L'ultima, veramente microfono aperto per chi vuole. L'ultima è molto forte perché riguarda appunto il punto da cui siamo partiti, cioè siamo partiti dal criticare la definizione di NEET. Però la domanda di Annabella è: ha senso chiamare giovani chi ha più di 20 anni? Si diventa adulti quando? Solo se si è genitori o se si ha un lavoro? Soprattutto, ecco, aggiungo io, perché poi anche un altro pezzo della domanda di Annabella è: quando si parla di persone NEET che hanno sempre, come dire, c'è una percentuale di NEET che sta invecchiando, nel senso si parla di un fenomeno che coinvolge anche chi arriva oltre i 30 anni. Provo a dire una cosa, domanda da milione di dollari, nel senso che quando io ho iniziato a occuparmi di transizione all'età adulta, appunto si arrivava ai 25 anni, poi 29, poi 34, però credo che questo dica proprio di una difficoltà nostra, un po' come generazione adulta, un po' come di immaginare appunto un vivere che consente a ciascuno di trovare davvero una risposta ai propri bisogni e una soddisfazione di vita commisurata al proprio orizzonte, a quello che si è, no? Anche questo continuare a procrastinare è legato un po' al fatto che in parte non c'è il lavoro, in parte, ma abbiamo fatto una ricerca in cui abbiamo visto che anche i giovani con un lavoro poi di fatto spostano tutti quelli che sono considerati markers alla vita adulta, o loro non si percepiscono adulti. E allora ritorno a quello che si diceva prima, qui c'è un problema di sistema, di che cosa vuol dire essere adulti, che cosa vuol dire una vita che sia degna di essere vissuta, quali sono le priorità del vivere, quali sono i valori. Cioè, credo che questa domanda apra davvero su tanti fronti, perché ci riporta a riflettere su che cos'è per noi oggi, come dice Martha Nussbaum, una vita che sia degna di essere vissuta e quali sono i valori che devono essere prioritari.
la pandemia, la guerra ci stanno facendo vedere tante cose, ma molte cose ce le siamo scordate nel giro di un batter di ciglia. E questo è quello che mi amareggia di più, sinceramente, in termini di giustizia sociale, solidarietà e quant'altro. Scusate la nota un pochino triste finale, ma voglio dire, questo amareggia e dà più spinta ancora per dire guarda che invece su questo dobbiamo stare. Posso fare una battuta? L'altro giorno ero a cena con un amico, un professore universitario, che mi diceva perché poi quando mi vogliono dire che non mi vogliono dare un incarico più importante mi dicono ma tanto tu sei ancora giovane. Allora, secondo me sono i giovani che devono decidere a un certo punto di smettere di essere giovani, e come diceva Stefano, sono loro che devono diventare protagonisti di questo tempo, prendersi il loro spazio, perché a un certo punto certo che si smette di essere giovani e spesso l'etichetta giovane viene utilizzata in maniera molto strumentale. Grazie mille per la partecipazione. Io chiuderei il nostro webinar dopo 2 ore e mezza di intense chiacchierate questa mattinata. E allora ringrazio veramente la partecipazione di Laura, Anna, Elena e Cristiana, Stefano per la moderazione. Ringrazio Valentina Vivona alla regia e all'assistenza tecnica, però parte anche dell'equipe Like, assieme appunto a Francesca Zamboni, Francesco Fattori e Stefano Laffi, con cui abbiamo ideato il webinar. Adesso appena chiuderò il microfono, vedrete dei cartelli, non solo per restare in contatto appunto con codici e con le successivi appuntamenti che riguardano il tema giovani, il tema di andare oltre la definizione di NEET che proporremo, e saranno appunto 4 appuntamenti dal 2 marzo 2023 che accoglierà Benedetta Angiari di Network e Cristina Tajani di Ampal Servizi, con cui parleremo di che cosa significa opportunità, andando a fare una valutazione delle politiche, dei programmi che sono stati messi in atto in questi anni e a capire verso dove e quali direzioni di lavoro prendere nel futuro, soprattutto a livello politico. Non saranno webinar, saranno degli incontri alle 6 del pomeriggio, in modo tale da garantire anche chi lavora di ascoltarli, dureranno 45 minuti, 60 al massimo. Io vi saluto, vi ringrazio della partecipazione, adesso vedrete dei cartelli con le date dei prossimi appuntamenti, e un ringraziamento a tutte e a tutti voi da parte di Codici.